Bene, innanzitutto l'approvazione del processo verbale. Vi informo che è stata resa nota a tutti la verbalizzazione della seduta consiliare precedente, quella di giovedì 25 giugno e seduta pomeridiana. Pertanto, ai sensi dell'articolo 91 del nostro regolamento, il processo verbale si intende approvato se non vi sono interventi per eventuali verifiche. Quindi, al proposito, chiedo ai presenti se vi sono modifiche da apportare a tale processo verbale. Bene, allora il verbale della prima seduta è approvato. Secondo aspetto da considerare è quello della comunicazione che avviene ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento per la costituzione dei gruppi consiliari. La riunione del gruppo del Partito Democratico stamani, con la riunione che ha portato ad accertare la presenza delle condizioni per istituire la figura del portavoce dell'opposizione nella persona del consigliere Borghi, darei lettura dei gruppi così come si rapportano alla nostra istituzione regionale attraverso l'autonoma deliberazione delle proprie figure di incarico. Per la Lega Nord il presidente è Manuel Vescovi, con vicepresidente Elisa Montemagni e con tesoriere Manuel Vescovi. Quindi completato l'organico della Lega Nord, naturalmente mi guardo con Vescovi per avere, diciamo, un assenso a quello che è la composizione del gruppo e quindi ringrazio di aver fornito tempestivamente l'indicazione dei nomi. Fratelli d'Italia, in questo caso il presidente è Giovanni Donzelli che assorbe, vedo sorride, quindi io davo un tono di serietà alla mia espressione, quindi il sorriso suo mi ha indotto, ma è un gruppo composto da lui stesso, quindi assorbirà le funzioni di presidente e di vicepresidente e tesoriere. Devo dire che, lo possiamo dire con simpatia, uno basta e avanza per sostenere le posizioni del gruppo con la consueta grinta e determinazione, sempre nel rispetto delle regole di questa Assemblea. Per Forza Italia, Stefano Mugnai è il presidente, Marco Stella è il vicepresidente, il tesoriere è una funzione sempre assolta dal vicepresidente Marco Stella. Il Movimento 5 Stelle, Giacomo Giannarelli è il presidente, il vicepresidente è Andrea Quartini, che siede appunto accanto a Giannarelli, tesoriere Irene Galletti, quindi completato l'organico di rappresentanza dei gruppi. Inoltre, in data 26 si è costituito anche il gruppo consiliare Toscana Sinistra, il presidente Tommaso Fattori. Il vicepresidente è Paolo Sarti, il tesoriere è Tommaso Fattori. In data odierna si è costituito il gruppo consiliare del Partito Democratico, Leonardo Marras è il presidente. Successivamente si procederà all'elezione del vicepresidente e del tesoriere. Marras mi aveva comunicato giovedì, sarà possibile indicare queste altre due figure. Abbiamo guardato il regolamento, la cosa è assolutamente possibile. Quindi i sette gruppi che compongono questo Consiglio si sono regolarmente costituiti. A questo punto noi possiamo considerare la possibilità appunto di vivere anche quello che è un organo che finora non abbiamo insediato, la Conferenza dei Capigruppo, che appunto servirà poi la Conferenza dei Capigruppo che formalmente si definisce Conferenza di Programmazione, che servirà appunto per la prossima convocazione del Consiglio. Volevo dire subito che secondo me, in deroga a quello che faremo, laddove il Consiglio lo riuniamo il martedì pomeriggio e per lo sviluppo dell'attività, naturalmente questo sarà variabile a seconda dell'ordine del giorno, con la continuazione dei lavori il mercoledì ogni 15 giorni, io riterrei opportuno martedì prossimo comunque di iniziare subito i lavori, anche per dare subito corpo a quella volontà che ciascuno di noi ha di impegnarsi. Peraltro, riunendo martedì, potremmo anche provvedere a integrare il Consiglio
rispondo a quanto dichiarato già dal Presidente Rossi, saranno tre i consiglieri che vengono chiamati a un ruolo di assessore, quindi avremo subito la possibilità di costituire le commissioni con l'opportunità di scelta da parte dei consiglieri che saranno chiamati a integrare la composizione di questo Consiglio. Vorrei anche far presente che la Giunta delle elezioni, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento interno, deve essere costituita. La Costituzione e la Giunta delle elezioni prevede la presenza di 5 consiglieri. Tre sono i consiglieri di maggioranza, quindi invito il Presidente Marras a fornire i tre nominativi, magari nella riunione che da qui a 2 giorni sarà fatta per l'individuazione del Vice Capogruppo e del Tesoriere. Pensavamo che i due gruppi maggiormente rappresentativi delle opposizioni possano esprimere un loro rappresentante. La Giunta delle elezioni è quell'organismo, quindi Lega e 5 Stelle, se ci possono fornire il nome del consigliere. È la Giunta che naturalmente ha una funzione ora, perché è la Giunta che prende atto delle comunicazioni di notifica degli eletti da parte della Corte d'Assise, che valuta laddove nel corso della legislatura ci siano casi di incompatibilità e l'incompatibile recalcitra attuarlo le disposizioni formali che il Consiglio deve provvedere, che prende atto nel caso di dimissioni per altro motivo, per l'assunzione in altro incarico del consigliere, della regolarità dei requisiti di chi integra la composizione. Quindi è un organo tecnico che si riunisce in questi casi, ma è un organo statutariamente previsto di rilevanza, quindi 5 componenti, 3 di maggioranza, 2 espressione, mi sembra naturale, dei 2 principali gruppi di opposizione. Quindi invito a fornire i nominativi al più presto per poterli integrare. Stamani si è proceduto regolarmente alla nomina del portavoce dell'opposizione. Comunico appunto che la coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa, di cui alla nota del 25 giugno, dei presidenti dei gruppi consiliari Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, AN, liste civiche per Giorgia Meloni, si è riunita in assemblea e ha nominato il consigliere Claudio Borghi quale portavoce dell'opposizione ai sensi dell'articolo 10, comma secondo dello Statuto, così come poi dispone proceduralmente l'articolo 19 del regolamento interno. Vorrei poi ricordare, naturalmente il portavoce dell'opposizione avrà la sua stanza nel palazzo con gli strumenti previsti dalle nostre disposizioni per svolgere questa funzione. Vorrei anche che la consegna della documentazione sia attuata. Ricordo, consiglieri, che oggi scade il termine 5 giorni per la consegna della documentazione dei moduli che sono stati consegnati, moduli 1 e 2. Invito pertanto a coloro che non l'hanno fatto, ancora sono diversi i consiglieri, di consegnare all'ufficio la predetta documentazione. Ecco che quindi noi ora iniziamo i lavori, però preliminarmente, all'inizio dei lavori, consentitemi 2 momenti. In primo luogo vorrei ricordare, perché è persona di assoluto significato per la comunità regionale, che la scomparsa del procuratore capo presso la Corte d'Assise, Tinda Rivaglioni, proprio in coincidenza con i lavori del Consiglio, alle 5 in San Lorenzo si svolgeranno le esequie, è la persona che si rapportava nelle sue funzioni di procuratore della Repubblica proprio a livello regionale. Era il procuratore generale capo della Corte d'Assise. E Tinda Rivaglioni è una persona che io sono convinto che tutti coloro che l'hanno conosciuto sono rimasti colpiti per il suo livello di competenza, di autorevolezza, di umanità. Io in tanti anni che come rappresentante delle istituzioni a livelli comunali ho partecipato a inaugurazioni di anni giudiziario, a conferenze tenute di vario genere ma di tenore simile, laddove trovi la lettura formale delle relazioni del procuratore, del presidente. Da molti anni l'unica delle relazioni che veniva fatta a voce, in modo diretto, in modo autorevole, richiamando l'attenzione dei presenti, suscitando un carisma come in pochi casi
Io ho vissuto nelle istituzioni, soprattutto di quelle di tenore giudiziario, accompagnato dal fatto che in ogni cerimonia, in ogni occasione si potesse incontrare, le sue parole erano sempre improntate da consigli, umanità, cordialità. Ecco, l'immagine di un magistrato animato dal buonsenso e dall'autorevolezza che derivava dalla profonda etica morale e dalla competenza. Questo era il procuratore Tindari Baglioni. Se ne sarebbe andato dalla magistratura per raggiunti limiti di età, per la pensione fra qualche mese. In realtà la malattia, il tumore che lo ha colpito, ne ha accelerato la scomparsa. E nessuna parola è uscita dalla sua bocca che potesse in qualche modo dare il senso del dramma che stava vivendo. Io sono convinto che tutta la società fiorentina, toscana, era di Pistoia, della sua città, oggi riempiranno la Basilica di San Lorenzo, proprio perché era una figura istituzionale straordinaria. Io vorrei che con alcuni istanti di raccoglimento, alzandoci in piedi, noi lo ricordiamo. Una considerazione che mi trasmette il Presidente Rossi è in continuità con quello che avevamo fatto l'altra seduta, la seduta di insediamento. È opportuno che vi sono alcuni degli assessori, anche se non formalizzati da decreto, ma ormai comunicati, prendano posto ai banchi di giunta, perché anche nell'illustrazione del dibattito è bene che gli assessori possano essere presenti per cogliere gli spunti che sicuramente gli interventi gli forniranno. L'altra considerazione, prima di dar seguito a questo aspetto della vita e del nostro consiglio, consentitemi, me l'hanno segnalata i consiglieri Gazzetti e il consigliere Baccelli e voglio farmi tramite. Io vorrei ricordare, appunto, attraverso una segnalazione che è quanto mai opportuno, che ieri ricorreva il sesto anniversario di un momento particolarmente drammatico per la vita della nostra regione. La strage di Viareggio, ovvero quello che portò, sappiamo bene la vicenda, alla scomparsa di 32 persone innocenti. Sappiamo dall'evolversi delle vicende, anche sul piano giudiziario, che vi sono familiari che vivono con sofferenza e con drammaticità quello che è il corso dell'accertamento delle responsabilità. Io penso che nel momento in cui costituiamo la conferenza dei capigruppo sia anche opportuno che collettivamente come Consiglio, attraverso l'organo che rappresenta un po' tutti i gruppi, la conferenza appunto di programmazione, noi possiamo incontrarli per dimostrare quella particolare sensibilità che in situazioni di questo genere, al di là poi delle opinioni che ciascun gruppo matura, ma ci deve essere verso una vicenda che ha così profondamente colpito la Toscana. E quindi, analogamente a quanto poc'anzi ho fatto, vorrei che il ricordo delle 32 persone innocenti scomparse per una vicenda in cui l'accertamento delle responsabilità è ancora in corso deve portare il Consiglio regionale ad essere vicini alla loro memoria, alle loro famiglie, alla considerazione che la nostra istituzione, come in altri casi abbiamo coi fatti dimostrato, è sempre sensibile, vicina e attenta a vicende che hanno così profondamente colpito la nostra regione. Quindi anche in questo caso vi chiederei alcuni istanti per il pensiero alle vittime innocenti.
Ecco, a Gazzetti e a Baccelli chiedo magari di farsi tramite per cogliere quando la riunione dei nostri capigruppo potrà incontrare il comitato dei familiari delle vittime. Bene, a questo punto possiamo partire con l'argomento che è centrale nell'occasione di oggi e quindi io chiederei a tutti i consiglieri, fissando il termine, abbiamo esaminato il regolamento, si tratta di 10 minuti come termine massimo, peraltro è un termine molto ampio, quindi io vi dico, contrariamente a chi assisteva alle sedute del Consiglio regionale, ne abbiamo parlato con i vicepresidenti Stilla e De Robertis. Noi saremmo molto rigidi in questo caso, almeno proveremo a esserlo nell'interpretazione del regolamento, quindi toglieremo immediatamente la parola al termine dei 10 minuti. Qualche volta vedevo precedentemente minuti e minuti che venivano osservati con tolleranza, a costo di essere impopolari cercheremo di far rispettare quanto il regolamento prevede. Quindi ogni consigliere può intervenire sulla relazione verbalmente fatta dal Presidente Rossi, su il programma dettagliato per iscritto e consegnato a tutti, cedo la parola a chi vuol iniziare. Chi vuole rompere il ghiaccio? Consigliere Paolo Bambagioni, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, grazie signori consiglieri e assessori presenti. Innanzitutto, con una punta di emozione anche all'inizio di questa decima legislatura, pur avendo avuto altre esperienze alle spalle, sento sempre molto la responsabilità del ruolo che andiamo ad iniziare a svolgere. Permettetemi, prima di entrare nel merito della relazione del Presidente Rossi, di formulare un augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri eletti. Per quanto mi riguarda, non sono però auguri di buon lavoro formali. Per me significa lavorare bene, buon lavoro, quindi significa, e lo faccio a me e a tutti voi, dedicare più tempo possibile del nostro prezioso tempo in queste responsabilità a risolvere, ad affrontare i problemi veri dei cittadini toscani, evitando di perdere tempo prezioso in polemiche di palazzo a volte inutili e dannose. Guardate, un richiamo subito al nostro senso di responsabilità, non dipende da altri. Siamo 40 all'interno di questa assemblea e dipende molto dai nostri comportamenti e dal nostro senso di responsabilità come caratterizzeremo i nostri lavori. Se cioè metteremo al centro della nostra azione interessi veri oppure polemiche a volte anche inutile. Qui ci sono gli strumenti e le occasioni per dare al territorio il nostro contributo, sia che sia di sostegno all'azione di governo, sia che sia di critica o di alternativa. A mio avviso occorre lavoro, tanto impegno e, come detto, cercare anche di stare nei tempi di competenza, perché a volte la sensazione e la tentazione che abbiamo venendo qui è che si possa parlare di tutti i temi del mondo. Io credo che sarebbe utile a tutti noi andare a vedere quelle che sono le competenze della Regione e cercare il più possibile di stare su questi temi. Con questo augurio che faccio a me e a tutti voi, in merito alla comunicazione del Presidente Rossi, volevo fare due brevi riflessioni, lasciando anche ad altri poi approfondimento di merito, di carattere generale. Io credo, facendo un piccolo passo indietro, che la nona legislatura, quella appena conclusa, sia stata caratterizzata dal tentativo di tenere la Toscana all'interno di un processo di riforma e modernizzazione che sta riguardando l'Italia intera. Di questa nona legislatura appena trascorsa possiamo dare ognuno di noi la lettura e il giudizio che più ci aggrada. Certamente è stata una legislatura che ha svolto un'azione di governo che non ha rimandato i problemi. Pensate ai temi infrastrutturali. La difficile e articolata discussione sul sistema aeroportuale toscano, che in ultimo ha prodotto una scelta che negli auspici vuole dare una spinta ad uno sviluppo, non solo turistico, ma anche e soprattutto manufatturiero. Pensiamo al progetto di adeguamento del sistema tranviario esteso dalla città di Firenze ad altri comuni della città metropolitana. Anche questo, negli auspici, è il tentativo
di far decollare la città metropolitana attraverso un sistema di mobilità più efficiente, moderno ed ecologico. Pensiamo ancora al continuo e decisivo sostegno che la Regione ha dato al completamento dei lavori dell'alta velocità ferroviaria, con conseguente miglioramento dei servizi regionali, che è il chiaro tentativo di rendere più efficace il sistema di mobilità su ferro di tutta la nostra Regione. Ma spostandosi in altri campi, i provvedimenti di natura urbanistica, che seppure a mio avviso necessitano di modifiche e perfezionamenti a volte anche sostanziali, rappresentano senza dubbio il tentativo di affrontare temi di protezione e rilancio del bene paesaggistico toscano che ci fa apprezzare in tutto il mondo. In una parola, il Presidente l'ha definito sviluppo e rispetto dell'ambiente. I temi poi della formazione, che nella precedente legislatura sono proprio stati rivoluzionati per dare più efficienza alle minori risorse dei nostri bilanci. Il tema sempre presente in questo Consiglio regionale del sostegno alle imprese attraverso un sistema che favoriva l'accesso al credito oppure a dei contributi di carattere europeo. L'invito qui è quello di estendere questo sistema di aiuto alle imprese soprattutto a quelle che sono il cuore pulsante della nostra regione, cioè le imprese piccole e minime, perché spesso sono proprio queste le aziende che fanno grande la Toscana ma che non sono mai ammesse a questo tipo di contributi. Infine, il tema dei temi, cioè la riforma del sistema sanitario. Questo è veramente la principale competenza dell'istituzione regionale. Di questo argomento il Consiglio regionale, che si è appena concluso, ha per ora solo indicato una strada da seguire, ma molti sono ancora i nodi da affrontare e da risolvere. Ebbene, cari colleghi, credo non sfugga a nessuno il fatto che, per quanto detto, questa legislatura ha un compito importantissimo da svolgere, e cioè quello di completare e sostenere o modificare con forza questo processo di riforma che non è più rimandabile e che è il cuore della relazione del Presidente Rossi, che individua la Toscana attraverso il lavoro in Italia e la proietta in Europa. Questo lo potremo fare tutti noi, con impegno, con sobrietà, valorizzando anche quello che io ritengo essere nella legislatura che si avvia forse il bene più prezioso del patrimonio che la Regione ha, e cioè il proprio personale dipendente, le tante competenze, le tante risorse che abbiamo all'interno della macchina regionale, persone a cui sarà affidato il compito di trasformare le scelte e le idee in atti concreti e che sono determinanti nel momento in cui verranno coinvolte per la realizzazione di quanto noi vorremmo fare. E poi, cari colleghi, un tema che ci riguarda tutti, a prescindere dal ruolo e dal partito all'interno del quale svolgiamo il nostro compito, cioè noi siamo classe politica dirigente di questa preziosa parte del mondo, la Toscana. Io credo che quello che dovrà essere dimostrato da questa legislatura con atti concreti è che la politica e il nostro compito nelle massime istituzioni regionali serve, cioè è utile. È utile a risolvere i problemi concreti con cui i nostri concittadini si dibattono ogni giorno. È il tema della credibilità, del recupero della credibilità. Se riusciremo a fare questo, badate bene, sarà un successo per tutti noi, a prescindere dal ruolo di maggioranza o di opposizione. Se riusciremo cioè a fine mandato a dimostrare che in un sistema democratico la volontà popolare si manifesta in questa sede mediante adozione di provvedimenti che producono effetti positivi nella quotidianità di tutti, ma soprattutto, aggiungo io, di chi è più debole e indifeso. Con questi auspici e con questa lettura di questo inizio di legislatura, una considerazione finale. Governare non è semplice. Arrivare a prendere una decisione significa passare attraverso un confronto con i cittadini, con le forze che hanno legittimi interessi,
Non sempre è semplice decidere quale strada imboccare. Siamo spesso strattonati da varie parti e tutte ci sembrano utili perché sono motivate. Una bussola che a me ha sempre aiutato nei momenti di maggiore difficoltà e che sinceramente propongo anche a tutti voi per capire se la nostra azione è utile o meno alla comunità toscana è mettere al centro delle nostre azioni e delle nostre scelte l'interesse dei cittadini toscani. Può sembrare banale, ma vi invito a riflettere, non lo è assolutamente. La vicenda degli abusi al Forteto dovrebbe insegnare qualcosa a tutti noi. Mettere al centro delle nostre scelte e delle nostre iniziative l'interesse generale dei cittadini toscani. Ebbene, all'inizio di questa 10ª legislatura io mi auguro ed auguro all'intero Consiglio regionale che le nostre discussioni, le nostre iniziative politiche e più che altro le nostre decisioni siano sempre dettate dal fare l'interesse dei cittadini toscani e che questo interesse non venga sacrificato, come a volte è successo, a scelte di natura ideologica, a scelte di interesse di partito, a scelte lobbistiche nella peggiore delle accezioni. Del resto, come ben sapete, il ruolo del Consiglio regionale non deve essere di contrasto o competizione con quello della Giunta regionale, ma piuttosto di sostegno e di miglioramento degli atti. Da questo punto di vista, un invito a tutti i colleghi. Consigliere, io lo devo interrompere. Sì, concludo. Da questo punto di vista, un invito a tutti i colleghi. Tale ruolo deve essere esercitato. Altrimenti mortificheremo i cittadini che ci hanno eletti. Alla Giunta spetta il compito di favorire questo nostro compito collaborando con informazioni, trasparenza, tempi ragionevoli e disponibilità al confronto. Con questi auspici e con l'augurio a tutti di buon e proficuo lavoro, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, per quanto mi riguarda dichiaro il voto favorevole alla relazione di governo del Presidente Rossi. Infine una richiesta al Presidente Gianni. Siccome lui sa che 5 anni fa all'inizio della 9ª legislatura fui io il promotore della proposta di legge per introdurre la fascia bianca e rossa con il Pegaso, quale distintivo del rappresentante della Regione Toscana sul territorio, legge che peraltro inspiegabilmente il Presidente Monaci ha lasciato morire in un cassetto, chiedo al Presidente Gianni di poter essere il primo firmatario della stessa quando lui la riproporrà. Grazie. Accolgo subito la richiesta. Presidente Mugnai. Nega la parola, eccola. Allora, no, anch'io era colpa mia perché non capivo che dovevo spegnere per... Chiedo scusa. No, ci mancherebbe. Anch'io mi unisco all'augurio che Paolo Vambagione ha fatto a tutti noi e che ci dobbiamo fare per questa importante responsabilità che i toscani hanno voluto porre sulle nostre spalle. Mi permetto anche questo privilegio, per chi ama far politica, di essere qui a rappresentarli in questa importante assise. Quindi auguri a tutti noi, un augurio particolare al Presidente Gianni perché potenza dei social network, ho scoperto che oggi è il suo compleanno, quindi come dire, no, inizia il suo importante significativo lavoro di Presidente anche celebrando un importante avvenimento della sua vita personale. Io ho ascoltato con grande attenzione le parole del Presidente Rossi nella seduta di insediamento. Devo dire che condivido pienamente il fatto che fra le tante cose che importanti che ci troveremo ad affrontare in questa legislatura, indubbiamente in questa fase storica, è doveroso che la Regione Toscana ponga come priorità assoluta l'impegno sul tema dell'occupazione e del lavoro. Il Sole 24 Ore qualche settimana fa, che è una fonte insomma, che non è il Vangelo, ma insomma una fonte di una certa autorevolezza, ha pubblicato delle tabelle che parlano della Toscana come una regione dove per la prima volta abbiamo la doppia cifra rispetto al tasso di disoccupazione. È ovvio che tutto questo è figlio di un contesto che va molto al di là della Toscana, ma credo e temo che sia anche figlio rispetto a delle scelte che sono state poste in essere qui in Toscana negli anni precedenti da chi ha governato la nostra regione. Allora, se io condivido fortemente la necessità di lavorare tutti insieme sul tema del lavoro,
Francamente però non ho sentito nell'intervento del Presidente Rossi alcune parole che, girando in campagna elettorale, entrando in tante aziende, non soltanto gli imprenditori sottolineavano come parole chiave per dargli veramente una mano, ma anche i lavoratori, che condividono insieme agli imprenditori i destini delle proprie aziende e le possibilità di mantenere il posto di lavoro e magari anche di crearne dei nuovi. Per esempio, io non ho sentito parlare di sburocratizzazione, eppure quando vado nelle aziende ne sento parlare, dai lavoratori e dagli imprenditori. Perché quando ci si approccia ad un'azienda o ad un lavoratore all'interno di un'azienda come un politico del livello regionale, non è che stanno a guardare se sei di maggioranza o di minoranza. La prima cosa che ti chiedono, vabbè, insomma, se voi intanto, al di là di fare grandi cose, provaste a lavorare per renderci la vita più semplice, ve ne saremmo profondamente grati. Allora, ecco, io credo che parlare di lavoro è importante, però il lavoro non lo si difende semplicemente parlandone. Lo si difende soprattutto se hai responsabilità di governo, adottando provvedimenti che creano le condizioni per poter difendere i posti di lavoro e crearne di nuovi. Allora, il tema della sburocratizzazione, di far sì che la regione non sia un ente che produce norme su norme, regolamenti su regolamenti e che viene inevitabilmente, come è stato in questi anni, avvertito da chi fa impresa, da chi crea occupazione, come un ente vagamente ostile, credo sia un impegno importante. E guardate, Paolo Bambagioni prima parlava della necessità anche di un riformismo. Io capisco che parlare di riformismo in Toscana significa chiedere a chi ha governato per colpa di chi perde le elezioni, perché se uno vince uno perde, insomma, dire bravo chi vince e meno bravo chi perde, quindi, come dire, faccio autocritica. Però parlare di riformismo in Toscana significa far sì che chi ha governato ininterrottamente per decenni la nostra regione debba rivedere alcune scelte, alcune linee politiche, magari anche alla luce di un quadro che è mutato. Però di questo c'è bisogno. Di questo c'è bisogno. E iniziare a pensare la regione come una struttura che adotta provvedimenti, magari in Italia qualcuno, e già questo sarebbe tanta, tanta roba, per aiutare, per creare le condizioni perché si crei occupazione e sviluppo. Capisco, rispetto al passato può essere una novità importante, però è la sfida vera di questi anni. E noi da questo punto di vista siamo pronti a cogliere questa sfida. Io quando entravo nelle aziende parlavano di sburocratizzazione, scusatemi, mangio le parole, ma parlavano anche di infrastrutture. Leggo il capitoletto, mi sembra pagina 23, sono due mezze pagine sulle infrastrutture. Poi a parole sento ribadire che questa è la legislatura buona dove finalmente colmeremo il gap infrastrutturale. Io sono uno dei pochi sopravvissuti, ho già sentito dire queste cose. Vorrei finalmente che questa fosse la legislatura vera dove si fanno una serie di infrastrutture. Però anche questo comporta un salto di qualità culturale e concettuale. Perché per anni, magari neanche soprattutto in questa legislatura che si è chiusa, ma forse anche negli anni precedenti, vi era un'impostazione culturale che permeava la maggioranza, non soltanto il DS, PDS o PD, ma anche altre forze di maggioranza, per cui le infrastrutture, come dire, sono un concetto ostile, negativo in sé. Le infrastrutture dipende se servono, se si fanno bene o no, e in dei pezzi importanti della nostra regione sono necessarie. Saluto con favore l'interesse rispetto alle problematiche della costa. Beh, lì qualche infrastruttura manca. Io vengo da una zona, il sud della Toscana, lì qualche infrastruttura manca. Della Due Mari se ne parla da decenni, ma la Due Mari in quella zona della Toscana varrebbe molto di più rispetto alla famosa curva dell'autostrada di Fanfani, no? Che guardate la A1, in zona Arezzo c'è una curva interessante che va a carezzare la città di Arezzo. Fanfani è, insomma, un grande politico. Ad Arezzo quella curva ha significato sviluppo. E la Due Mari per una zona importante della nostra Toscana significherebbe sviluppo e opportunità di crescita. Su queste cose bisogna lavorarci, non soltanto a parole, non soltanto negli annunci, ma assumendosi la responsabilità di accettare sfide importanti, perché realizzare infrastrutture con questo impatto è ovvio sono sfide importanti. Ma di questo credo ognuno di noi, sia che sia nei banchi della maggioranza che dell'opposizione, deve sentire la responsabilità. La sanità, io poi mi sono occupato di sanità. Ieri è stato interessante ricevere il comitato referendario che presenterà il quesito referendario in ordine all'abolizione, referendum per l'abolizione della legge appena approvata nell'altra legislatura sulla riforma sanitaria. È interessante vedere come forze politiche che sono in termini ideali, valoriali, non voglio dire antitetici, ma certamente distanti, rispetto a questa riforma siedano allo stesso tavolo, criticando con forza una riforma che di tutta evidenza, guardate che poi c'è anche qualche intervista magari dove scivola il piede dalla frizione, certe cose emergono in maniera chiara, ma insomma, una riforma che porterà al taglio dei dipendenti e al taglio dei posti letto. Allora, questa, anche sul tema sanitario, come dire, credo che
una riforma che è stata pensata e realizzata un po' in fretta, questo mi sarà concesso, insomma, alla luce di contingenze, ma insomma, si è perso anni per discutere se era giusto o meno farle, poi lo si è fatto in pochissime settimane. Credo che una riflessione un po' più serena, magari coinvolgendo un po' di più gli attori della sanità, che al di là del giudizio che danno su questa riforma, tutti dicono che non sono stati resi partecipi rispetto all'approfondimento, alla discussione che è stata, la breve discussione che è stata a monte di questa riforma, credo che sarebbe necessario realizzarla. Chiudo. Il piano paesaggistico è stato approvato, è norma, però è anche compito della politica, dato che si parla di riformismo, di poter rivedere anche delle scelte fatte. E noi quel piano paesaggistico l'abbiamo avversato, abbiamo perso una battaglia in aula, girando per la Toscana mi sembra insomma che siamo più quelli che la pensano come noi rispetto a chi lo ha sostenuto e difeso. Io voglio solo dire un concetto di natura proprio, come dire, di cultura dell'amministrazione. Io sono uno di quelli che crede che la Toscana bella debba, non possa, convivere con la Toscana viva. E ho la sensazione che il piano paesaggistico fosse figlio di un'impostazione ideale o culturale, dove una Toscana bella non va molto d'accordo con una Toscana viva. La Toscana è bella, ed è bella, e dobbiamo essere orgogliosi di essere figli di questa terra magnifica, perché chi ci ha preceduto l'ha modellata così bella com'è. L'ha modellata così bella com'è, creando nella difesa dell'ambiente anche opportunità di crescita che hanno fatto la ricchezza di questo territorio. Allora anche su questo credo una riflessione e qualche tagliando debba essere fatto. Infine, chiudo davvero, un tema importante, e ve ne siete accorti anche voi in campagna elettorale, ce ne siamo accorti tutti, i cittadini stanno sentendo in maniera sempre più forte, è il tema della sicurezza. Poi si può stare a discutere all'infinito se è un problema vero, se è allarmismo, se i dati statistici vanno nella direzione di confermare che vi è un'emergenza di sicurezza oppure no, però su un punto credo si possa essere d'accordo, che la percezione che i cittadini hanno è una percezione di insicurezza. E questo politicamente tanto basta rispetto alla necessità di affrontare questo tema, magari liberi da impostazioni ideologiche in un senso e in un altro, per dare risposte importanti ai nostri cittadini, per rendere più sicuro e sereno il loro quotidiano, ma anche, guardate, non secondariamente, per creare anche condizioni favorevoli, anche parlando di sicurezza, rispetto alle possibilità di sviluppo del nostro territorio. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie al Presidente Mugnai. La parola adesso al Consigliere Scaramelli. Ok. Ma in questi giorni e oggi in particolar modo per tutti noi, riprendendo le parole del Presidente Rossi, è iniziato un viaggio, no? Un viaggio importante che spero possa essere per tutti noi esaltante e ci possa vedere impegnati con passione, con impegno, disponibilità, e ciascuno di noi possa riuscire a far emergere il meglio di sé in un viaggio che ci vedrà impegnati per costruire quella che per molti di noi può essere la Toscana del futuro. In questo viaggio quello che chiedo al nostro governatore e a tutto il Consiglio regionale, alla Regione Toscana, noi dobbiamo puntare e partire dal ruolo straordinario che i sindaci nel territorio svolgono. Credo che questo possa essere un elemento di forza della nostra azione. Io ho ricoperto questa carica, questa sera rimuoverò la mia incompatibilità appena terminato il Consiglio regionale. I sindaci sono quelle persone che nel territorio più di altri forse possono essere per noi il collegamento, possono essere quelle persone che sono protagonisti del cambiamento, che provano a prendersi cura dell'anima della propria comunità. E allora credo che ciascuno di noi, se coinvolgerà nella propria azione legislativa, e la Regione stessa dovrà puntare sul ruolo dei sindaci sul territorio per chiedere loro di condividere magari politiche di sicurezza, le politiche di sviluppo, di integrazione sociale, le nostre riforme sociosanitarie, le nostre politiche di sviluppo occupazionale, tutto quello che noi andremo a gestire o a legiferare in questi anni. Se questo lo sapremo fare, riusciremo anche a chiedere, diciamo, ai sindaci di leggere il territorio e con loro magari fare una riforma delle istituzioni, così come è giusto che dovrà avvenire nei prossimi anni, con la scomparsa delle province, con la riduzione e la armonizzazione, per esempio, dei servizi pubblici locali e la capacità di ridurre gli enti intermedi. Se riusciremo a fare questo, credo che questa legislatura potrà essere un punto di riferimento importante. Noi dobbiamo ambire, come Toscana, ad essere modello di riferimento nazionale, sia politico che istituzionale. In questo Consiglio regionale, secondo me, siedono delle competenze sia politiche che amministrative che possono renderci
effettivamente modello di riferimento a livello nazionale e noi dobbiamo ambire a esserlo ciascuno per i propri ruoli, sia politici che amministrativi. Se questo lo faremo, ovviamente riusciremo anche ad assolvere la funzione che il Presidente Gianni ci ricordava, di ruolo di rappresentanza, no? Di tutta la comunità toscana, della quale noi dobbiamo dare identità, rappresentanza, e ciascuno di noi dovrà farsi carico nei territori di portare alto il nome della Regione Toscana. Se analizzo il programma di mandato, che oggi con il nostro sostegno diventa programma della Regione Toscana, credo che tre sono le sfide fondamentali. Molti l'hanno già ricordato, la riforma sanitaria, credo che su questo dobbiamo avere il coraggio di farla insieme a chi opera in sanità, facendola insieme a tutti gli operatori che sono molte volte non soltanto persone che lavorano, che vivono una missione, il loro impegno di lavoro. Noi riusciremo a vincere questa sfida che sembrerebbe oggi difficile, ma sono convinto che ce la possiamo fare, non guardando soltanto a logiche di risparmio, ma misurando noi stessi su quello che riusciremo a migliorare. Pur risparmiando, pur riducendo le spese, pur avendo minori risorse, la sfida dovrà essere sempre quella di migliorare la qualità, il servizio, le capacità di dare, per esempio, ai nostri figli di farsi curare dai medici migliori, giudicando non soltanto l'appartenenza di un dottore, di un primario, di un dipartimento, dalla appartenenza politica, ma sempre e soltanto dal merito e dalla propria capacità di esprimere il meglio del proprio lavoro. Dovremo vincere la sfida di coniugare il nostro ambiente, l'agricoltura, la bellezza di un paesaggio che sia bello perché qualcuno lo ha lavorato, lo ha faticato, lo ha con il proprio sudore modellato. E allora noi dovremo riuscire sempre di più a coniugare, per esempio, le eccellenze agricole dei nostri territori con le politiche venatorie, vedere come da un lato la qualità dei nostri prodotti possono essere un'eccellenza per la Regione Toscana e allo stesso tempo magari il mondo venatorio possa fungere da presidio per quanto riguarda il territorio e questa integrazione possa diventare per tutti noi un motivo di vanto e di armonia del nostro territorio. Dovremo vincere le sfide della raccolta differenziata e vincere le sfide, diciamo, di essere una regione green, una regione che produce energie rinnovabili ed è competitiva rispetto a questi temi. Per concludere, credo che lei ovviamente ha fatto riferimento al tema del lavoro. Il lavoro deve essere per noi il motivo di riferimento della nostra azione legislativa e di governo. Non dobbiamo solamente difendere il lavoro, dobbiamo vincere anche la sfida di creare nuovi posti di lavoro e insieme dobbiamo vincere questa sfida di ridare dignità alle persone che magari nel territorio soffrono. E allora ogni politica, ogni nostra azione, ogni nostra legge possa essere riferimento a creare investimenti, a creare infrastrutture, a fare per esempio del turismo un motore di sviluppo ancora di più della nostra regione, sostenere le piccole imprese, stare vicine per esempio alle partite IVA, a tutte quelle persone che nel loro lavoro riescono e faticano quotidianamente a combattere con la difficoltà del mercato del lavoro, la formazione finalizzata a reinserire le persone nel mercato del lavoro. Insieme dovremo vincere la sfida di delocalizzare imprese e se riusciremo a combinare, diciamo, a dare pari condizioni ai ragazzi, un ragazzo che vive in montagna, un ragazzo che vive nella città, un ragazzo che vive magari in un territorio rurale, avere le stesse condizioni di vita per vedere di riuscire tutti quanti a poter trovare lavoro e creare occupazione. Credo che oggi le imprese non ci chiedano delle risorse, le imprese credo che ci chiedano oggi meno burocrazia, più semplificazione e a noi competerà un ruolo difficile, qui condivido con il consigliere che mi ha preceduto, il fatto di non essere giudicati se questo consiglio farà tante leggi o se ne farà poche, non ci venga chiesto giudizio sul numero delle leggi, ma ci venga chiesto un giudizio alla fine del nostro mandato sul fatto che noi avremo magari semplificato la vita ai nostri cittadini, avremo magari semplificato la vita alle nostre imprese e semplificando la vita alle imprese li avremo messe nelle condizioni di creare occupazione e avremo raggiunto il nostro obiettivo. Se tutto questo noi lo faremo, e credo che sono convinto che il nostro partito sarà in grado di sostenere l'azione del governo, la piena fiducia nel nostro governatore, la piena fiducia in questo Consiglio regionale, credo che il programma di governo oggi possa diventare patrimonio di tutti i toscani che insieme con noi e con il proprio governatore vogliono costruire il proprio futuro e quello che dovremo fare appunto è farlo insieme e farlo soprattutto insieme al territorio, insieme a quei sindaci che nel territorio possono essere il nostro punto di riferimento. Grazie. Grazie a lei, consigliere Scaramelli. La parola al consigliere Alberti. Presidente Rossi, nel suo discorso introduttivo lei principalmente ha parlato del problema del lavoro senza però fare esempi pratici di come creare occupazione. Vi voglio ricordare alcuni dati economici della Toscana. Nel 2014 il PIL della Regione Toscana ha toccato il meno 4,3%.
La disoccupazione 2014 in Toscana è al 10,97%, un più 2% addirittura rispetto al 2013. Firenze ha 37.000 disoccupati. La cassa integrazione è raddoppiata dal 2010, 4.000 sono le aziende toscane chiuse nel 2014 e brilla solo l'export, come giustamente ha ricordato nel suo discorso introduttivo, ma purtroppo soltanto per aziende molto specializzate, molto strutturate, con più di 50 dipendenti di media e quindi in grado di operare sui mercati esteri. La tassazione, ahimè, della piccola e media impresa nel 2014 è salita al 43,5%, uno 0,1% in più rispetto al 2013. Parliamo ora invece dei centri per l'impiego. Secondo gli ultimi dati Istat, solo l'1,4% dei disoccupati in Italia trova un posto di lavoro o viene ricollocato tramite i centri per l'impiego, contro il 5,4% delle agenzie private. Un dato preoccupante che segna una profonda distanza rispetto ad altri paesi del nord Europa. I centri per l'impiego sono centri burocratici, lenti, macchinosi, dove difficilmente si incontra la domanda e l'offerta di lavoro. Sono percepiti solo come un percorso obbligato per chi è rimasto senza lavoro per presentare la dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro al fine di ottenere il sussidio. Il colloquio di orientamento scarsamente produce effetti. Eppure la disoccupazione in Toscana, secondo i dati IRPET, continua a crescere ed è preoccupante soprattutto per i giovani tra i 15 ed i 24 anni. In Toscana addirittura sono stati censiti circa 80.000 NEET, spero di pronunciarlo bene, cioè coloro che non studiano, non lavorano, non lo cercano né si interessano di formazione. A ciò si associa il flop nazionale del progetto europeo di garanzia giovani, dove malgrado i curricula e le richieste pervenute ai centri per l'impiego e i pochi colloqui sostenuti dai candidati, ancora non è stato possibile quantificare le offerte che hanno incontrato domanda di lavoro. Non è più il tempo di gestire le banche dati, signor Presidente. L'Agenzia regionale sarà il nuovo strumento di governo dei servizi per l'impiego, ha sostenuto la Regione Toscana proprio qualche mese fa. All'Agenzia saranno attribuiti servizi di collocamento, incontro fra domanda e offerta di lavoro, gestione delle politiche attive, interventi di prevenzione della disoccupazione, orientamento e obbligo formativo. L'obiettivo sarebbe quello di garantire la territorialità e la massima efficienza degli interventi, rendendoli coerenti con le caratteristiche dei sistemi produttivi locali e con le dinamiche domanda-offerta di lavoro territoriali. Ma siamo mai passati dalle parole ai fatti? Per gestire la fase transitoria di passaggio di funzioni delle province, per garantire i servizi e gli standard di qualità e i livelli essenziali delle prestazioni era stata attribuita alle province per il 2014 la somma di 12 milioni, come anticipazione della nuova programmazione dei fondi strutturali europei 2014-2020. Nell'ambito della programmazione 2007-2013, sempre dei fondi strutturali europei, si stima che le risorse trasferite dalla Regione alle province per il funzionamento dei centri per gli impieghi siano circa 70 milioni di euro, escluse le retribuzioni del personale delle province, alle quali si devono aggiungere ulteriori risorse pari a 7 milioni di euro trasferite nell'anno 2013. Signor Presidente, noi le chiediamo come sono state spese queste risorse? Sicuramente non certo per trovare posti di lavoro alle persone o per migliorare la qualità dei centri per l'impiego che continuano ad essere luoghi di alienazione, come quelle fabbriche dei romanzi degli anni 60. Infine, si parla tanto di impegno per il lavoro, di sviluppo, di imprese, senza quella garanzia di strutture regionali, pubbliche, moderne ed adeguate per supportare chi si trova disoccupato. Questo è il peggiore dei limiti di un sistema e di ciò che dovrebbe essere la politica attiva per il lavoro. E infine, e concludo, nel suo primo discorso introduttivo faceva riferimento a uno dei 25 punti da realizzare nei primi 100 giorni all'abbattimento dei tempi delle liste d'attesa per le prestazioni sanitarie. Ebbene, nel 2014 sono stati spesi 10 milioni di euro per la riduzione dei tempi d'attesa. Ebbene, signor Presidente, penso che la gente stia ancora aspettando. Io la invito, anzi scusi, la sfido e la sfidiamo, dopo i primi 100 giorni, quindi il 25 settembre, controlleremo personalmente i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie. Grazie. Grazie a lei. La parola alla consigliera Bugetti. Arrivo, ecco. Signor Presidente, cari colleghi, buonasera a tutti. Il programma di governo che ci ha presentato il Presidente penso sia un programma sicuramente denso, impegnativo
e che ci porterà nei prossimi mesi tutti quanti ad avere una grande responsabilità e a fare un grande gioco di squadra. Io penso che ognuno di noi, vista anche la nuova legge elettorale, la riduzione del numero dei consiglieri, saranno chiamati ad essere in qualche modo ancora più impegnati rispetto al passato e avere un rapporto importante con i propri territori. Noi saremo in qualche modo l'antenna del territorio, l'anello di congiunzione, avremo l'onere e l'onore di raccogliere quelle che sono le istanze dei cittadini, dei sindaci, delle associazioni e di riportarle qui in Consiglio regionale, di riportarle alla Giunta, facendo appunto quel gioco di squadra che secondo me è fondamentale per poter lavorare tutti insieme per raggiungere questi grandi obiettivi che abbiamo letto nella relazione. Mi fa piacere parlare di un tema in particolare che è stato richiamato da più parti, che è il tema della sanità e del sociale. Proprio in una regione dove c'è l'eccellenza, perché è la prima nella classifica nazionale. Ora, essere a un livello di eccellenza è sicuramente una sfida ancora più grande, perché migliorare quando siamo già a dei buoni livelli è ancora più difficile. E questo penso sia uno dei temi più affascinanti, impegnativi, che noi abbiamo di fronte, che è poi il tema che anche molti sindaci e molte associazioni si trovano a dover rispondere, perché sono i primi da cui i cittadini vanno e quindi sono coloro che dobbiamo in qualche modo coadiuvare anche nella scelta, nel dare le risposte e quindi nel far sentire poi il cittadino all'interno di un sistema e come il primo a cui vengono dati certi servizi. Io leggevo le dichiarazioni dell'assessore Saccardi in questi giorni e insieme al programma di Rossi mi trova molto d'accordo su alcune cose, perché la riforma sanitaria è stata semplicemente, come dire, avviata, sono state gettate le basi. Ora dobbiamo costruire un percorso e credo che lo si debba fare insieme. Forse arriveranno minori trasferimenti dallo Stato e quindi questo ci impone di razionalizzare e di rendere ancora più efficiente un sistema. Mi fa particolarmente piacere leggere tutta quella parte della digitalizzazione che può essere veramente il primo tema e il primo argomento da affrontare che riduce le liste d'attesa. Io leggevo proprio notizia di questi ultimi mesi, a maggio è uscito dall'Osservatorio Innovazione Digitale del Politecnico di Milano, sono stati presentati gli studi del Ministero della Salute e dell'Agenzia per l'Italia Digitale, dove per la prima volta nel 2014 cresce la spesa per l'informazione, la digitalizzazione, cresce del 17%, ed era la prima volta dal 2010. Questo produce un risparmio di circa 1,7 miliardi e potrebbe provocare un risparmio, se la si allargasse a tutti i settori tematici, di circa 4,9 miliardi per tutti i cittadini. Questo è un tema fondamentale, perché spesso non si devono cercare risorse aggiuntive, ma si deve imparare a gestirle meglio quelle che abbiamo, a organizzarci meglio, senza aver paura delle sfide. Così come l'abbiamo fatto nel passato e siamo arrivati all'eccellenza, dobbiamo continuare ancora a diventare eccellenza e essere sempre più esigenti là dove possiamo migliorare. Mi viene in mente anche tutto il servizio pronto badanti, che ho letto che verrà esteso a tutta la regione toscana. Mi viene in mente un altro tema particolare che mi sta a cuore, perché dopo gli ospedali e l'investimento importante di questi ultimi anni, dobbiamo creare e ricucire con le periferie e con i territori e rafforzare tutto quel sistema che sentiamo essere forse quello che in questa fase ha più bisogno di essere ascoltato. E mi fa piacere che anche questo sia stato accolto e che ci si debba lavorare tutti insieme. C'è l'altro tema, che è il welfare, che è molto collegato e che è strettamente collegato. Voi sapete che in Parlamento è stato approvato il primo testo della legge delega sul terzo settore. Mi ricollego a questo perché il terzo settore può essere un partner importantissimo per la diagnostica e per essere integrato in quel sistema sanitario che deve avere un grande controllo pubblico, ma che si deve poter far aiutare anche da quel terzo settore, che in particolar modo in Toscana è molto vivace, molto attivo e che quindi anche dopo la riforma della legge nazionale a cascata credo si debba prevedere la rivisitazione o la riforma anche della legge 41 del 2005 e quindi anche la riforma del terzo settore qui da noi in Toscana, perché possono davvero rappresentare questi due elementi messi insieme un'eccellenza e una qualità per andare a migliorarci.
A questo io ci leggo un altro tema che credo vada poi di conseguenza. Quando noi riusciamo ad avere un sistema di welfare sanitario che è un'eccellenza e che crea tranquillità, si può lavorare a cascata su tutti gli altri temi che sono il lavoro, che sono l'ambiente, che sono quei temi che riguardano i cittadini da vicino. Quando penso alla salute pubblica e all'ambiente mi viene in mente un altro tema su cui si sono mosse già alcune amministrazioni e che mi farebbe piacere ascoltare anche qui in Regione, che è per esempio il tema dell'amianto e la proposta di arrivare ad essere una Regione ad amianto zero, perché è sempre un tema sulla salute pubblica. Credo che queste attenzioni su cui la Regione Toscana può essere davvero un'eccellenza debbano essere alcuni punti cardinali su cui noi si debba poter lavorare insieme. Possiamo davvero essere la regione che guida anche le altre regioni italiane nelle riforme e il modello, l'hanno già ricordato e mi fa piacere ricordarlo anche a me, perché dalle eccellenze si parte, i buoni modelli noi sappiamo bene come farli e possiamo continuare ad esserlo. Quindi auguro a tutti voi un caro buon lavoro, a tutti noi e buon proseguimento. Grazie alla consigliera Bugetti. E adesso la parola al consigliere Giannarelli, al presidente Giannarelli. Grazie. Gentili colleghe, gentili colleghi, presidente Gianni, governatore Rossi. Abbiamo letto con cura il programma di governo per la 10ª legislatura. Come anticipato durante la campagna elettorale, il gruppo del Movimento 5 Stelle valuta nel merito ogni provvedimento, al di fuori di qualsiasi pregiudiziale ideologica o interesse privatistico o tattica per acquisire poltrone. Siamo guidati dal nostro programma, scritto con i cittadini, e da quanto è patrimonio politico del nostro movimento. Per questo potrete leggere nella nostra mozione che esprimiamo un parere favorevole a 18 delle 25 proposte per i primi 100 giorni. Condizionato all'impegno da parte della Giunta di associarle a strumenti di monitoraggio della qualità della spesa e soprattutto indicatori di processo e risultato. Su questo punto auspichiamo la convergenza di tutte le forze politiche. Abbiamo bisogno di un metodo di lavoro che definisca criteri per valutare se un obiettivo è raggiunto o meno e a quale livello di progressione siamo arrivati. Strumenti che rendano la nostra dialettica meno retorica e più oggettiva, più scientifica. Gli indicatori di risultato e di processo sono la base della progettazione europea e crediamo possano rappresentare un ottimo aiuto a superare anche eventuali distanze politiche tra di noi, grazie alla condivisione e accettazione di precisi criteri di valutazione del nostro operato e di quella della Giunta. Nella stessa ottica chiediamo un monitoraggio della qualità della spesa, ovvero di non fermarci all'erogazione di tot milioni qua, tot mila euro là, come si può leggere ampiamente nel programma di governo, ma predisporre il monitoraggio di come questi fondi vengono spesi. Introdurre questo strumento significa evitare altri casi come quello dell'argine di polistirolo a Carrara, la cui responsabilità ricade sì sulla provincia, ma in esecuzione di un intervento con fondi regionali. Il monitoraggio sulla qualità della spesa avrebbe aiutato anche ad evitare, crediamo noi, quel buco dell'ASL, governatore Rossi, quel buco dell'ASL di Massa Carrara a cui non abbiamo trovato cenno nel documento prodotto dal Presidente Rossi. Se veramente abbiamo a cuore l'efficienza di questa Regione, siamo certi che troveremo una massima convergenza politica su questo aspetto di metodo. Sempre sul metodo ci ha colpito, e l'abbiamo riportato nella nostra mozione, come nonostante l'interessante uso delle fonti di documentazione da parte del Presidente, mancassero nel testo alcune informazioni chiave, in alcuni casi semplici esplicitazioni, che crediamo doverose. Quando Rossi accenna a quel 4% di famiglie toscane sotto la soglia di povertà, si dimentica che sono il 4,8, diciamo che gli è scappato un arrotondamento atipico per difetto, ma soprattutto, cioè dice 4% ma sono 4,8, ma soprattutto si dimentica di esplicitare quanti sono questi poveri. La Caritas nel suo rapporto del 2014 sostiene che siano circa 560.000 persone. Per noi che siamo un movimento del nessuno deve rimanere indietro, e ribadisco nessuno, questi 560.000 cittadini sono al primo posto della nostra agenda politica. Poi lei, Presidente Rossi, ha fatto un ragionamento un po' strano sul tasso di disoccupazione. Non vogliamo polemizzare, entriamo nel merito. Di questo fattore ci preoccupano due elementi. Il primo è che è aumentato, sia quello generale, sia soprattutto quello giovanile. Quest'ultimo si attesta ad un dato medio del 35,7%, con punte a Massa Carrara e Lucca oltre il 55%. Il dato è inquietante e non può consentire di parlare, a nostro parere, di un modello funzionante di rilancio economico.
Non si può parlare di un modello funzionante, avete governato per 5 anni, dal 2010. Qualcosa non va, Presidente. Nella mozione abbiamo provato a spiegarvi anche cosa. Infine, sempre sulla disoccupazione, ci preoccupa un altro elemento. Ci sono 11,5 punti percentuali di differenza tra il tasso di disoccupazione maschile e quello femminile. Le donne già penalizzate in questo Paese sul piano della retribuzione, secondo un malcostume vergognoso, sono ancora troppo indietro nella loro presenza lavorativa, e questo si deve anche ad aspetti di profonda riforma dell'assistenza della famiglia, alle politiche conciliative casa-lavoro. Abbiamo gli esempi nel Nord Europa e diciamo, se non li fa proprio il governo italiano, che li faccia propri quello toscano, anche per ribadire la differenza col governo Renzi. Infine, Presidente Rossi, abbiamo molti dubbi sulle coperture finanziarie di quanto lei ha descritto. La Corte dei Conti aveva già ammonito la Regione circa l'indebitamento, derivati bancari, sottoscritti a beneficio più delle banche erogatrici che dei cittadini toscani, e costi vari tra i quali le sedi estere. Nel bilancio scorso la Regione ha fatto addirittura peggio, l'indebitamento è salito a 2 miliardi e 57 milioni di euro. Ora leggiamo ad esempio che prevede una quota regionale nel quadro fondi strutturali di circa 392 milioni di euro. Ci chiediamo dove sono questi soldi. Perché nel bilancio previsionale scorso, a pagina 260, avete indicato un taglio della spesa in conto capitale, quindi per investimenti che passano da 1 miliardo e 747 milioni di euro nel 2015 a 26 milioni per il 2016 e 21 milioni per il 2017, da 1 miliardo e 700 milioni a 26 milioni. Stiamo parlando di un taglio di investimenti del 97%, e nella nota integrativa al documento avete spiegato che tutto ciò è necessario poiché dal 2016 entra in essere il fiscal compact e pareggio di bilancio. Ci faccia capire, Presidente, dove sono i soldi e quanti sono. Vi inviterei a leggere la nostra mozione sul piano dell'impegno segnalato per la Giunta. Abbiamo riportato alcune iniziative, molte delle quali a costo zero, per migliorare questa Regione. Tra queste vi chiediamo di consentirci, quanto prima, di versare sul fondo per il microcredito la quota di indennità che, come sapete, noi del Movimento 5 Stelle non vogliamo trattenere ad uso privato o organizzativo. Come potrete leggere, vi proponiamo una visione, e proprio di questa, in conclusione, volevo fare cenno. Ci ha colpito infatti il richiamo del Presidente Rossi alla decrescita, e in relazione a questa volevamo leggere un passaggio relativo ad una figura politica che crediamo legata al suo partito, se non altro per equivalenza nominale. Cito: «Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell'ammassare senza fine beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones, né i successi della base sulla base del prodotto nazionale, del prodotto nazionale lordo, il PIL. Il PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine dei fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari. Comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubonica, se cresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulle loro ceneri si costruiscono i bassi fondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia dei nostri tribunali né dell'equità dei rapporti tra di noi. Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio né la nostra saggezza né la nostra conoscenza né la nostra compassione né la devozione al nostro Paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani, diceva Robert Kennedy nel suo famoso discorso all'Università del Kansas del 68. Mi dispiace che il Presidente Rossi sia uscito. Quindi se il problema, e a questo punto mi rivolgo ai miei colleghi, se il problema è semantico, se non ci piace la parola decrescita, chiamiamolo in un altro modo, per noi è indubbia la necessità di un nuovo paradigma che coniughi l'aumento dei posti di lavoro con la sostenibilità ambientale. Non mi dilungo, dico solo che il sistema economico e produttivo finalizzato alla decrescita concepisce le innovazioni tecnologiche come strumenti per la riduzione del consumo di risorse e di energia, della produzione di rifiuti e dell'impatto ambientale per l'unità di bene prodotto. La decrescita non richiede meno tecnologia della crescita, ma uno sviluppo tecnologico diversamente orientato,
Così stanno facendo i posti più virtuosi al mondo. Facendo un cenno sui rifiuti, di cui dovremmo occuparcene seriamente, visto che produciamo 2.600.000 tonnellate di rifiuti solidi urbani e 7 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, vorrei dire e ricordare che i rifiuti non sono solo una risorsa che ha subito un camuffamento, essi rappresentano un fallimento dei nostri processi e prodotti ed una perdita di denaro. L'intero concetto di rifiuti dovrebbe essere eliminato dal nostro pensiero ed essere sostituito con la parola risorsa. I rifiuti sono un segno di inefficienza. L'utilizzo del termine rifiuti zero include zero rifiuti solidi, zero rifiuti pericolosi, zero rifiuti solidi, tossici e emissioni zero. E quando si parla di rifiuti si parla anche dell'energia. Ricordo una frase di Thomas Jefferson, che nel 1777 scrisse che i nostri diritti inalienabili sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità, non la ricerca della ricchezza. La decrescita a livello individuale significa innanzitutto riduzione di consumi di materia ed energia, interrogandosi su cosa è veramente necessario alla nostra vita. La politica deve darsi degli obiettivi che siano molto più lungimiranti di una legislatura. Quasi tutti i peggioramenti della nostra vita hanno un'unica causa. Troppa energia, troppo petrolio, troppi materiali, troppo inquinamento, troppi rifiuti, troppa pubblicità, troppa corruzione, troppo stress, troppo lavoro per chi ce l'ha. Contro questi eccessi bisogna agire subito e noi ci saremo. Grazie. Grazie al Presidente Giannarelli per il suo intervento. La parola al Presidente Fattori. Perfetto. Presidente, colleghe e colleghi, chiedo scusa se rimango a sedere, non è per mancanza di rispetto, che purtroppo ho postumi di un incidente che oggi mi stanno provocando gravi dolori alla schiena. Vi chiedo scusa per questo. Ora, per commentare il programma del Presidente Rossi, servirebbe una controrelazione vera e propria. In 10 minuti possiamo toccare soltanto alcuni elementi e soprattutto non potrò toccare le nostre proposte, vi daremo un documento su questo. Salto a pie pari l'analisi economica della situazione che è stata proposta, dico solo che almeno dal 2009 viene annunciata continuamente una ripresa economica che non arriva mai. E vorrei, a proposito della introduzione, precisare che la situazione in cui ci troviamo in Toscana non è una situazione di ripresa, neppur timida, tecnicamente è una situazione di stagnazione. E i dati sull'occupazione sono tragici. Dopodiché il programma di governo e ancor più la relazione presentata da Rossi, diciamo, nella sua impostazione di fondo è un fulgido esempio di schizofrenia politica, perché da una parte si afferma a parole la necessità o per così dire il desiderio, la astratta necessità di politiche neo-keynesiane, e dall'altra invece si propone la strada esattamente opposta. E questa divaricazione fra ciò che si immagina necessario da una parte e ciò che si propone di fare in concreto dall'altra è una schizofrenia che non imbarazza evidentemente. Quindi da una parte si ammette la necessità vitale di investimenti, poi si dice che non esistono risorse per fare investimenti pubblici e che perciò ci dobbiamo limitare a gestire i tagli. A pagina 30 del programma chiaramente si dice con il pareggio di bilancio mancheranno risorse per gli investimenti, per cui da una parte occorre varare quella che noi chiamiamo controriforma sanitaria e dall'altra avviare un piano di privatizzazioni che viene chiamato piano di dismissioni delle partecipazioni. Ora, questo è disarmante perché il pareggio di bilancio non è un dato di natura, ma è una scelta politica che è stata sostenuta con convinzione dal Partito Democratico, che governa a livello nazionale, che governa anche qua in Toscana. Oggi sembra che tutti siano diventati contrari al pareggio di bilancio e che il pareggio di bilancio in Costituzione si sia votato da solo, ma così non è. E lo stesso vale per la verità per il Fiscal Compact, che, come sapete, tra l'altro tecnicamente non è un trattato dell'Unione Europea, è un semplice trattato internazionale, peraltro non firmato da tutti i paesi dell'Unione Europea. E ancora, da una parte nel programma si ammette che c'è un problema di domanda interna e poi dall'altra si esalta il Jobs Act, cioè si esalta una politica del lavoro il cui fine è l'indebolimento del potere contrattuale dei lavoratori. Quindi la riduzione dei salari in base al principio per cui si dice che oggi si dovrebbe recuperare competitività attraverso appunto l'abbattimento dei salari. Ora, a chiunque sappia l'ABC dell'economia è evidente che l'effetto di tutto questo è la contrazione della domanda interna.
Jean-Paul Fitoussi, uno dei maggiori economisti d'Europa, l'ha detto, ha scritto chiaramente, l'obiettivo del Jobs Act è cambiare i rapporti di forza all'interno delle imprese, non certo a vantaggio dei lavoratori. E aggiunge Fitoussi, l'effetto depressivo sui salari è sicuro. Insomma, altro che rilancio della domanda interna. Ora, non voglio entrare in questioni troppo tecniche, però Blanchard, il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, non ha fatto soltanto una critica dura delle politiche di austerità, facendo un mea culpa su questo, ma anche proprio su politiche del lavoro, puntate sulla riduzione della rigidità del lavoro, come il Jobs Act, dicendo, scrive Blanchard, che gli effetti di queste tesi, di queste teorie neoliberiste, sono state contrarie a ciò che ci si attendeva. E tra l'altro, non so se l'avete visto, è uscito un report sempre del Fondo Monetario Internazionale, faccio per citare, diciamo, istituzioni non troppo vicine a noi, fa un altro mea culpa, la firma di Tiffine sul sistema produttivo italiano, dice chiaramente che il costo del lavoro è sempre meno importante per la competitività globale delle imprese italiane. Il tema appunto invece è l'innovazione. Ora, insomma, diciamo, la lettura di Keynes che viene citato a man bassa nel programma di governo dovrebbe indurre a istituire il reddito minimo, che non a caso è uno dei temi che noi abbiamo nel nostro programma di governo, e non portare al Jobs Act. La lettura di Keynes dovrebbe portare ad un rafforzamento della sanità pubblica e non al varo della controriforma sanitaria che prevede, lo diceva Jean Mugnai prima di me, una netta riduzione del personale, quindi da una parte si dice rilancio il lavoro e dall'altra si va a tagliare il personale appunto nella sanità pubblica. Non a caso Obama, che ha fatto politiche neo-keynesiane, ha fatto Obamacare, non ha fatto una controriforma sanitaria come quella che abbiamo qua. Non è tempo qua di discutere del tema e siamo in avanzo di bilancio da 20 anni. Quindi non solo Keynes, ma insomma una politica economica razionale ci dovrebbe indurre oggi a mettere fine agli assurdi vincoli di bilancio e far ripartire così occupazione e welfare. E purtroppo, al contrario, Renzi, nel più inutile semestre europeo a guida italiana, ha invece chiarito in ogni modo che i vincoli di bilancio, che in questo programma di governo sembrano essere, come dire, qualcosa da superare, devono essere rispettati in ogni modo. E così, ecco, invece di investimenti assistiamo alla svendita di pezzi strategici della nostra industria, a partire dall'Ansaldo Breda. E per inciso, è chiaro che svendendo i nostri pezzi d'eccellenza è anche facile attrarre investimenti esteri. Ora, io mi sono chiesto spesso da semplice cittadino, se chi governa rispetti il programma di governo, cioè se chi viene eletto rispetta il programma per il quale ha chiesto il voto ai cittadini e sul quale poi è stato eletto. E se quindi una discussione come quella che stiamo facendo qui sia una discussione seria o rappresenti una formalità. Ora, noi di Sito Scala Sinistra la prendiamo molto sul serio, però lo spirito del tempo sembra andare in una direzione diversa. Io dico spirito del tempo perché quando abbiamo votato 2 anni fa per il governo nazionale, il Partito Democratico non si presentò alle elezioni avendo nel programma la riforma della scuola che oggi passa sotto il nome La Buona Scuola, o avendo nel programma l'abolizione dell'articolo 18, o avendo nel programma la riforma costituzionale. Allo stesso modo, in Toscana, il PD non si è presentato 5 anni fa alle elezioni con un programma di governo che prevedeva appunto la controriforma sanitaria. Cioè non c'era scritto nuova organizzazione basata sull'accentramento del potere organizzativo, decisionale, della programmazione sociosanitaria, drastica riduzione del personale, creazione di un doppio binario pubblico privato e ulteriore esternalizzazione della specialistica e della diagnostica, non prevedeva l'apertura delle porte alle assicurazioni private, l'aumento dei ticket sanitari fra i più alti in Italia, insomma l'inizio di questo colpo alla sanità pubblica. Eppure il programma di 5 anni fa non prevedeva neppure la definitiva privatizzazione del sistema aeroportuale toscano e la realizzazione della nuova pista di Peretola. Cioè, a metà strada il programma fu accantonato e fu sepolto. Ma questo non basta, perché per poter introdurre a metà legislatura la nuova pista di Peretola, che il programma non prevedeva, vennero ideate delle clausole partecipative che annunciavano e promuovevano l'attivazione di processi partecipativi e il coinvolgimento della cittadinanza. Fu detto anche dal Presidente, abbiamo cambiato idea ma decideremo insieme, peccato che quelle clausole partecipative non siano mai state attuate.
e quindi anche la partecipazione che era stata promessa è stata rimangiata. E oggi non mi soffermo su questo, ma la partecipazione è il convitato di pietra in questo nostro consiglio, perché ricordiamoci che noi siamo espressione di una minoranza dei toscani, perché la maggioranza dei toscani non ha votato e si è astenuta. Il presidente Rossi è stato eletto con il misero, diciamo, 24% dei voti dei toscani. È un dato su cui occorre riflettere. E se ciò non bastasse, in questo consiglio, grazie a quello che si definisce premio di maggioranza, ma che andrebbe meglio definito premio di minoranza, governa appunto una minoranza, con il paradosso evidente che le opposizioni e, per così dire, il dissenso hanno dentro la Toscana, diciamo, nel complesso il 52% dei voti popolari. Ora non c'è tempo per ripercorrere le cause, diciamo, di questo crollo della partecipazione e della divaricazione fra cittadini e istituzioni, però una legge truffaldina come il Toscanellum e l'Italicum certamente è parte di questo problema, fanno a pezzi il principio dell'eguaglianza del voto. Eppure oggi si dice alle persone: votate pure, cambiate pure i governi, ma le politiche, quelle sono già decise, sono tutte lì. Tagli della spesa sociale, appunto precarizzazione del lavoro, privatizzazioni. Ora è dentro questa religione dell'inevitabile, del necessitato, che si deve inquadrare evidentemente la subordinazione del presidente Rossi alla volontà del governo Renzi e l'improvvisa accettazione dei tagli governativi. Mi sta finendo il tempo? Perfetto, grazie, chiedo scusa perché non avevo visto. Quindi, dicevo, appunto, vado a chiudere, la Toscana si è distinta per aver abdicato in questo a un ruolo autonomo. La Regione non batte un colpo contro i tagli del governo e il governo a sua volta non batte un colpo contro l'austerità. Ora non ho appunto tempo perché mi è finito per dire che il nostro giudizio comunque complessivo su questo programma annunciato è negativo. Della controriforma sanitaria ho già detto, manca una visione organica, una politica industriale per questa Regione, manca un protagonismo di questa Regione in Europa, spero che avremo anche su questo modo di discutere. Si continua con un'idea di realizzazione di grandi opere inutili. E da questo punto di vista chiudo facendo un augurio a Marras, perché io mi auguro che il capogruppo del Partito Democratico possa sostenere la posizione che ha sostenuto contro l'autostrada tirrenica nel corso di questi anni, e in questo ci troverà assieme. E chiudo dicendo, molti altri sarebbero i punti, che noi speriamo, ho visto un po' su Facebook il presidente Rossi di oggi, che ci possa essere anche una visione larga europea. In questo momento noi siamo non con la Merkel e con le larghe imprese, siamo con il popolo greco, siamo con Tsipras, siamo con chi in questo momento sta cercando di mettere in discussione quelle politiche di austerità che stanno affossando l'Europa e ci stanno gettando in una crisi senza fine economica e finanziaria. Speriamo che abbiamo il coraggio insieme di riflettere su questi grandi temi. Chiedo al pubblico, l'applauso non è previsto, grazie. Ha chiesto di parlare il consigliere Anselmi, ne ha facoltà, si prepari i vescovi. Grazie Presidente, nel prendere la parola per la prima volta all'inizio di questa legislatura formulo anch'io i migliori auguri di buon lavoro ai colleghi. Mi auguro, anzi confido, che nobiliteremo il nostro ruolo e la funzione di questa Assemblea e la credibilità delle istituzioni toscane nelle nostre comunità. Ho trovato nel programma che il Presidente ha illustrato, il Presidente Rossi, nella scorsa seduta del Consiglio, per l'approccio sistemico e non settoriale, nitidamente riformista, che ha segnato le pagine più nobili del governo toscano e che interpreta quell'abbinare fra sviluppo ed inclusione, quella produzione attraverso la creazione della ricchezza e la sua distribuzione, di processi di coesione sociale, del loro inverarsi nei territori, il meglio della tradizione di governo toscana. Vedete, io provengo da un territorio, mi perdonerete il vezzo personale, che è uno dei luoghi simbolo nei quali la manifattura si è incrociata con il movimento operaio, con il costruire di conquiste sociali
per tutti e non solo per i singoli che vi si impegnavano. Oggi in quel territorio, e cito questo non tanto per un fatto biografico quanto perché ce lo racconta la cronaca di queste ore, si è stipulato un accordo importantissimo con un nuovo investitore. Lo cito anche per rispondere ad alcune delle provocazioni che sono pacatamente provenute nel dibattito circa la creazione e la difesa dei posti di lavoro. Un investitore che arriva dal Nord Africa e che investirà, dopo questa firma, su quel territorio 800 milioni di euro per ricostruire un profilo industriale diversificato e manifatturiero nell'area di Piombino, nell'area industriale portuale. E questo è avvenuto dopo che la Regione ha investito in quel territorio 300 milioni di euro, dopo che il Governo ha concorso decisivamente con un accordo di programma alla creazione di condizioni infrastrutturali competitive di accoglienza per nuovi investimenti. Questo per esemplificare che sul terreno del metodo lo sviluppo della nostra Regione passerà, a mio giudizio, ed ha già iniziato a passare, vale per Livorno, vale per il territorio di Carrara. A Livorno si è sottoscritto già un accordo di programma analogo, nel territorio di Carrara un protocollo d'intesa che è propedeutico a un successivo accordo di programma. Lì 70 milioni di euro investiti dalla Regione, su Livorno, se non ricordo male, siamo a quanti milioni di euro? Mi sembra 600 milioni di euro, 700 milioni di euro. A proposito di Keynes e del sostegno pubblico allo sviluppo, io credo che questo modo di procedere debba costituire lo schema tipo che legge la complessità toscana e che non piega le necessità che pure ci sono della costa di aggiornare i paradigmi del proprio modello di sviluppo, così maturo e così sfidato dalle economie del sud-est asiatico, dalla Cina, del Sud America, che attingono più economicamente alle materie prime e svolgono la propria attività in condizioni di costo che le rendono più competitive sui mercati globali. Lì c'è la necessità di modernizzare e di riorientare i modelli di sviluppo, ma c'è una Toscana che è la Toscana interna, quella più vicina ai centri del sapere, che ha mostrato un suo dinamismo in questi anni, che ha difeso il tessuto produttivo toscano dalle ferite e dai colpi della concorrenza, internazionalizzandosi, qualificando le proprie produzioni, i propri processi, formando il personale, riorientando i propri profili operativi. Anche le imprese dinamiche ci chiedono supporto. E questo lo si fa non solo utilizzando i sostegni comunitari, ci sono robusti interventi dei quasi 3 miliardi di euro, circa 800 milioni saranno indirizzati al sostegno della competitività, alla creazione di infrastrutture per lo sviluppo. Ci chiedono di velocizzare le procedure. Ci sono economie nei territori potenzialmente marginali che chiedono di non essere marginalizzate per concorrere ad evitare lo spopolamento, il calo demografico di quelle parti del nostro territorio. Penso a porzioni del territorio montano, ma anche penso a quei preziosi giacimenti culturali e territoriali che sono le nostre isole, l'isola d'Elba, l'arcipelago, che sono non solo luoghi che segnano l'immaginario collettivo della Toscana, che producono ricchezza nell'industria turistica, ma sono anche luoghi dove persone hanno scelto di vivere e dove si costruiscono le migliori condizioni per i residenti, si creano le condizioni anche per chi investe in quei territori, perché gli investimenti ritornino e perché si dispieghino con qualità e concorrano al miglioramento della vita delle persone e degli ospiti. È evidente che la complessità toscana zigzaga fra la manifattura, l'agricoltura, il pregio paesaggistico, le dotazioni infrastrutturali portuali, i luoghi del sapere. Noi dobbiamo
comporre un quadro nel quale i territori sono protagonisti con le loro specificità e le loro vocazioni, anche declinando in un intervento sullo sviluppo attagliato a queste specificità le riforme istituzionali che seguiranno il superamento delle province. C'è un lavoro su tutto istituzionale di scala ottimale rispetto al quale collocare il modo in cui immaginiamo lo sviluppo della nostra regione. Mi riferisco anche alla scala ottimale dei piani strutturali, ad esempio. Non è immaginabile immaginare una pianificazione urbanistica puntiforme e non è nemmeno più sufficiente legarla ai vecchi sistemi economici locali, così come c'erano stati donati dalla stagione delle intuizioni e della migliore letteratura economico-sociale di questa regione. Penso ai volumi di Giacomo Beccattini o di Carlo Frigilia. Dunque dobbiamo chiamare i territori a immaginarsi nel futuro, coinvolgendo il tessuto produttivo, ma anche il tessuto sociale, a partire dalle organizzazioni dei lavoratori, ma anche dall'associazionismo d'impresa, e disegnare intorno a quei poli patti interistituzionali che selezionino priorità, che richiamino risorse e che dispieghino investimenti. È esattamente quello che si è fatto nel territorio da cui provengo, che si sta cominciando a fare a Livorno, a Carrara, e che io credo si debba fare nel resto della Toscana, scegliendo il come, scegliendo il dove, su quale scala e chiamando i protagonisti in campo, e anche scegliendo di volta in volta i temi. Ci sono aree rurali, ci sono aree più orientate al turismo, ci sono aree dove la piccola impresa è protagonista, aree dove l'impresa di maggiore dimensione richiede un sostegno e anche una nuova relazione con i porti da un lato e con le città dall'altro. Questo chiama in causa anche una nuova pianificazione delle città, la loro rigenerazione e un nuovo modo di viverle, di dare senso agli spazi urbani. È evidente, e concludo, che questo chiama tutti noi, non solo il governo regionale che avrà il sostegno, non solo di chi vi parla, ma quel capogruppo esporrà la posizione del nostro gruppo, che è ovviamente in sostegno al governo regionale. Ma penso che questo chiami in causa le responsabilità di questa assemblea, le responsabilità nazionali ed europee di questa regione. In una stagione nella quale il Mediterraneo è infuocato, nella quale la finanza si è impadronita del destino delle persone, e noi, chi sta da questa parte del campo, in modo particolare ha una missione storica, quella di rimettere il futuro delle comunità nelle mani delle persone che lavorano. Ed è qui che si collega il lenire le sofferenze con l'incoraggiare le ambizioni. Rinnovare un patto fra produttori, stare al loro fianco nei momenti in cui soffrono, ma anche stare al loro fianco nel momento in cui si spendono e non poggiano su rendite di posizione consolidate. La Toscana deve essere la terra che incoraggia i profitti e i redditi e non le rendite, e che rifiuta essa stessa di sedere sulle proprie rendite di posizione. Il futuro lo si costruisce innovandosi. Essere senza smettere di divenire, divenire senza smettere di essere, come ci ricordava Calvino. Vi ringrazio. Grazie, consigliere. Ha chiesto di parlare Vescovi, si prepari Sarti. Grazie. Allora, mi dispiace parlare in assenza del presidente Rossi e ringrazio chi è rimasto in aula ad ascoltare anche l'opposizione. Ecco, io ho sentito l'altra volta al consiglio precedente che la Toscana va bene, che va tutto bene, l'ultimo trimestre del 2014 la Toscana è cresciuta. Ecco, io ho visto, forse mi sbaglio, io vivo magari in un'altra regione, vedo invece andando in giro una difficoltà nel territorio, una difficoltà degli artigiani, una difficoltà di chi fa imprese, ma anche una difficoltà degli stessi lavoratori. Per cui, capite bene, magari abbiamo un'impressione diversa. Io dico, se un ultimo trimestre va bene, è come dire magari a un malato terminale che per un paio d'ore sta bene. Ecco, dobbiamo avere la consapevolezza che purtroppo, lo vediamo, il vivaismo come va, come vanno le terme, come va la costa. Basta andare a muoversi nelle città, vediamo vendersi, affittasi. Per cui io la vedo in un altro modo, è una situazione grave, e dalla politica, da chi governa questa regione, magari da
da sempre, da 45 anni e magari da 5 anni continua la legislatura, non mi aspetto dei proclami, dei programmi, perché se c'è una continuità nel governo mi aspetto delle soluzioni. Ho letto attentamente il programma e leggo sempre redistribuzione. Ma invece di parlare di redistribuzione, parliamo anche di creare ricchezza, perché la ricchezza va creata e l'impegno della politica è quello, aiutare le piccole e medie imprese. Allora, proviamo a eliminare, invece di creare i bandi per ridistribuire dei denari, togliamo i bandi e portiamo una tassazione fissa, lo so che non è di competenza del Consiglio Generale, però il Consiglio Generale può ridurre le tasse, ha un 15% fisso, magari a livello nazionale, questo non è competenza nostra, lo so, però comunque ridurre le tasse locali sì, invece di fare i bandi, andare a vedere di quei bandi quanto poi vanno alle imprese e quanti vanno per il costo del bando. E allora è questo che ci domandiamo. Poi volevo sapere dal Presidente Rossi, visto che si parla di impresa, che cosa pensa dei due del Consiglio di Amministrazione, voglio allegare agli atti due articoli di giornale, due Consigli di Amministrazione, sempre i soliti, presidenti magari delle Camere di Commercio che vogliono prendere anche i CDA della Toscana Aeroporti. Andiamo poi a vedere, e questo lo vorrò fare perché è un impegno che mi sono preso, il piano paesaggistico toscano. Verificare chi l'ha scritto, se aveva le competenze, verificare quanto è costato a questa terra, quanto è costato ai cittadini toscani, andare a vedere soprattutto se nello scritto poi, quello che è scritto, è vantaggioso, cioè crea valore alla Toscana, oppure crea un danno in quello che è stato scritto e in quello che si vuole portare avanti. Per quanto riguarda la sanità, noi abbiamo firmato, come molti altri dell'opposizione, per abrogare la normativa sulla riforma sanitaria, che secondo noi è qualcosa da veramente da metterci le mani sui capelli. Per cui sicuramente porteremo avanti quella linea. Poi nel programma ho visto dei concetti che magari sembrano anche buoni messi lì. 2.000 euro a tutte le associazioni sportive per aiutare i bambini o chi magari è in difficoltà economiche. Bene, ma leghiamoci un concetto anche di residenza di questi bambini. Agli asili nido uguale, preferenza a chi ha la residenza qui, non solo, perché sennò ci si trova alla fine, magari che le associazioni sportive aiutano magari delle persone, magari vicini di casa di altri, e non magari vicini di casa di altri ancora. Per cui il concetto è che noi dobbiamo legare e aiutare, sì, questi soggetti, le associazioni sportive, lo sport, ma legarli anche a un concetto di residenza. Allora c'è il nostro appoggio, altrimenti dare 2.000 euro a tutte le associazioni sportive solo per dargliele, secondo noi non ha un senso. Cosa ci facciamo alle associazioni sportive dando 2.000 euro? Questo vale per gli asili nido e vale per altri concetti, per cui basare molto il concetto, secondo noi, anche sulla residenza. Aiutare sì, ma in base a questo concetto. Poi, per quanto riguarda invece un discorso, secondo me, importante, è vedere, ed è un discorso più generale, è vedere bene, ho visto prima, la prima seduta, abbiamo parlato di metterci la fascia, il Presidente del Consiglio, mi sembra di aver capito, vuole darci la fascia della Regione Toscana col Pegaso, il Presidente della Giunta era sul tricolore, per cui magari, però vedete, non è la fascia, è quello che rappresenta la bandiera. Io sono dell'idea che tutti i linee vanno rispettati, però capite bene che bisogna essere orgogliosi della bandiera che tu porti avanti. Allora, quando vedi un paese con un governo come il nostro, parlo a livello nazionale, però che comunque si riflette anche qui, che quando consegna due marò che erano al territorio italiano e li rispedisce in India, in un paese in cui per quel reato lì c'è la pena di morte, capite bene che mi domando se essere bene orgogliosi di quella cosa lì, indipendentemente dal colore politico. Indipendentemente dal colore politico, perché secondo me la bandiera non deve essere solo un 30 secondi, un inno di rispetto, ma deve essere qualcosa di sentito, deve essere qualcosa che ami. Allora, per amare quella bandiera hai bisogno di un paese orgoglioso, che i denari pubblici, e io vorrei che la Regione Toscana, i denari pubblici, ed è la differenza tra noi e la maggioranza, ed è per quello che diciamo di no, uno dei tanti motivi, è che noi i denari pubblici della Toscana li vogliamo dare ai toscani, no ai clandestini che arrivano qui, per cui per noi porte chiuse per i clandestini, e lo stesso per i Rom, perché andremo a verificare quanti denari spende la Regione e gli enti pubblici per costoro. Perché è una battaglia, perché tutto quello è anche una questione di giustizia sociale, perché oggi purtroppo i toscani stanno male e preferiamo aiutare loro rispetto agli altri. Ed è per questo che io chiederò a questa assemblea, per il rispetto di tutti, di ritornare all'orgoglio e chiederò che quest'Aula sia intestata a una persona che veramente ha battuto per questi valori, che è Oriana Fallaci. Perché vorrei veramente mettere agli atti, lo farò per iscritto la prossima volta, che quest'Aula sia intestata a Oriana Fallaci.
Con questo, per quanto riguarda la Lega Nord, la risposta alla maggioranza è: noi saremo l'alternativa a questo tipo di maggioranza. Grazie e buon lavoro a tutti. No, 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 grazie, grazie, grazie. Gli applausi in altro luogo. Grazie consigliere. Si ha chiesto di parlare il consigliere Sarti, ne ha facoltà. Mi spiace che Rossi sia uscito, probabilmente non poteva fare altrimenti, ma immagino, peccato perché volevo parlargli proprio in faccia, non sono abituato a parlare con la persona assente. In ogni caso, cito subito una frase che ha rilasciato in un'intervista al Corriere Fiorentino. Ha detto: extra ecclesia nulla salus, cioè al di fuori della Chiesa non v'è salvezza. L'ha detto Rossi al Corriere. Immagino volesse riferirsi alla Chiesa PD, insomma una sorta di simulazione, no? Poi insiste dicendo: bisogna supportare Renzi nelle riforme anche se non siamo convinti, ma votando con lui. Boh. Allora noi di Sito Toscana Sinistra invece crediamo che la salvezza sia proprio fuori dalla renziana Chiesa PD. La salvezza delle regole della democrazia, della tutela dei diritti, della cosa pubblica. Il PD sta perdendo pezzi continuamente, consensi, elettori, ed è una perdita che porta invece a far crescere continuamente le forze di destra più oltranziste, magari e populiste. Rossi dichiara sempre: resta Rossi, di sinistra. Insomma, lo rimarca un po' troppo spesso, c'è questo problema ultimamente. Forse ha preso coscienza che gli elettori non ci credono più, magari. Allora, i giornalisti dice di essere di sinistra, però il popolo toscano sta dimostrando di aver perso questa appartenenza e oscilla un po' fra la vecchia DC e l'ecclesiastico e poco democratico PD renziano. Allora, Rossi deve dimostrare che è di sinistra nei fatti, non con le interviste. D'altra parte io capisco che doveva essere rieletto e l'unica speranza era l'appoggio del PD romano, però ce l'ha fatta, bene, però il prezzo ora lo paghiamo tutti noi, perché ci troviamo una giunta completamente appiattita sulle idee renziane. Però, come dice lui, extra ecclesia nulla salus. Ci crede nemmeno più a questo monopolio delle idee, nemmeno il Papa si è aperto ai valdesi, insomma neanche lui ormai asserisce queste cose. Però visto che nel programma pagina 9 cita con grande enfasi il Papa, allora inizia a confrontarsi anche con gli esterni di sinistra e non solo con gli estranei di destra. Presenta questo programma, come ha detto Fattori, non possiamo parlarne così in pochi minuti, così qualche considerazione qua e là. Per esempio nei primi 100 giorni, che sono importanti, si promuove l'acquisto agevolato di biciclette pieghevoli. Non so se l'avete mai provate, sono scomodissime, sono una fatica incredibile. Ma non sarebbe più opportuno parlare di finanziamenti per percorsi ciclabili in tutta la regione, magari, anche con funzione turistica, potrebbe essere un'idea anche economica. Poi prevede anche sconti sulle sale di registrazione per i gruppi rock. Ora, a me sembrano interventi un po' risibili, un po' minimali, un po' acchiappacitrulli, va, insomma, detto. Non crede che i problemi dei giovani siano ben più seri e complessi, ma voglio dire, si pensa di risolverli con rock, ma ai giovani occorrono interventi veri, incisivi sul welfare, a partire dal diritto allo studio. Lo ricordava il consigliere prima, dice al punto 9, sport per tutti i giovani toscani. Perché il disagio e la solitudine giovanile si risolverebbero aumentando i tornei periferici di calcio, ma occorrono interventi ben più profondi, più culturali, bisogna sostenere una nuova genitorialità più attenta, più competente, si deve lavorare sugli stili di vita dei giovani, altro che dare soldi a società sportive per nascondere le magagne sociali sotto un bel tappeto d'erba in un campo di calcio. Però, pagina 6 del suo programma, lavoro certamente dovrà essere la parola in cima. Parole, difatti il capitolo si chiama una nuova grammatica. La situazione è drammatica, altro che grammatica. Qui abbiamo dal 2007 80.000 nuovi disoccupati. Quella giovanile oscilla fra il 25 e il 50 a seconda dei luoghi. Questa è la crisi che sta attraversando la Toscana. Qui non si tratta di migliorare la grammatica, il lessico. Si tratta di migliorare le scelte economiche, lavorative, ambientali. E come fa lui a arrogarsi il ruolo del paladino di difesa del lavoro? Nella prima seduta ha insistito tanto su questo lavoro. Sì, proprio lui che con questa riforma sanitaria, che io chiamerei una rimescolata sanitaria, vabbè, prevede un'ulteriore drastica di riduzione del personale del 10%. Questa è la difesa del lavoro. D'altra parte le cattive frequentazioni del PD
ultime hanno già dato loro nefandi effetti. Difatti si è approcciato con la ruspa a risolvere i problemi e lo fa con la sanità. Era una sanità che ci invidiavano tutti, ma non solo in Italia. Bisognava solo con grande competenza, accortezza, andare col cacciavite a adducciarne gli servizi. Invece lui propone la ruspa, rimuove tutto, perché fa giornalata, fa uomo che decide. Però non basta fare, bisogna far bene. Un piccolo esempio sulla sanità. La neonominata assessore Saccardi annuncia sui giornali l'addio al CUP e apriremo un filo diretto per il medico di famiglia. Ora, il vero problema non è far diventare il medico di famiglia quello del CUP. Bisogna attivare una sanità territoriale veramente, attrezzare il territorio perché il medico possa essere medico di famiglia. Cioè, nella gestione del paziente deve trovare nel suo territorio servizi adeguati, collegati. Quindi non è trasformarlo nel centralinista del CUP. D'altra parte si è già avuto degli esempi, cioè tutti gli annunci fatti sulla ricetta elettronica, il tesserino sanitario, anni di preparazione, spese, ma di fatto non c'è nulla di concreto, sono praticamente solo annunci. Il CUP dovrebbe metterlo in condizione di lavorare meglio, più personale, più preparazione, più coordinamento. Avevamo ragione noi quando denunciavamo i rischi di una esternalizzazione dei servizi e quindi anche del CUP. Adesso è il momento di ripensare seriamente la riorganizzazione del sistema sanitario, di cui il CUP è solo una parte. È questo il cacciavite a cui mi riferivo. Invece la Ruspa Rossi fa macerie, per ricostruire ci vorrà tanto tempo. Con la sua pseudo riforma saremo nel caos a lungo. Guardate che già ora nei servizi è tutto fermo, tutto bloccato, tutto paralizzato per capire cosa succederà. E cosa succederà? Siamo ancora a pensarlo quello che dovrà succedere. Un altro piccolo esempio. Saccardi ancora dice ticket interi per i codici bianchi di pronto soccorso, cioè te vieni a pronto soccorso per una cosa che non è da pronto soccorso, dovevi andare dal tuo curante, medico di famiglia, bene, ti punisco con una sorta di multa. Ora, io non so quanti se lo ricordano, ma il precedente piano sanitario emanato dalla Giunta Rossi aveva come principio base, sottinteso un po' a tutto, quello di fare la programmazione dei servizi sulla percezione del bisogno. Lo ricordate? No, la percezione del bisogno era la parola d'ordine. Peraltro gli studi internazionali ci dicevano che questa è proprio la strada per mantenere l'ignoranza della popolazione sull'uso dei servizi e quindi per far lievitare esponenzialmente la spesa. Allora, la giunta precedente, che era Rossi, ha alimentato in qualche modo nel cittadino il consumo di servizi inutili perché glieli ha dati a percezione sua e non a una organizzazione seria. E adesso la nuova giunta lo punisce e con una multa cerca di rieducarlo. Ma vogliamo farlo pagare agli utenti l'errore della giunta? Io credo che qualche responsabilità politica in questo senso ci sia. E insomma non ci fidiamo, ecco, di queste parole, anche se scritte bene, nel fascicoletto stampate bene, noi valuteremo le opere. Il nostro compito sarà proprio quello di tutelare il pensiero e le scelte di sinistra e lo denunceremo tutte le volte che Rossi si approprierà del termine sinistra per fare operazioni che nulla hanno a che vedere con la sinistra. Magari Rossi ci dirà che parliamo da estremisti. Noi siamo una sinistra di governo, con un'altra idea di governo, un'altra idea di sviluppo per il Paese. È che ora chi si oppone alle politiche neoliberiste di Renzi e Rossi viene denigrato, lo chiamano estremista, irriducibile, radicale. La nostra radicalità è un valore. Sono necessarie proposte forti di giustizia sociale, retribuzione del reddito, ridistribuzione del reddito. Questo non vuol dire essere estremi, questo vuol dire essere estremi difensori dei valori della sinistra. Guardate, gli antichi erano molto più saggi di noi. Noi chiamiamo il passato e ce lo mettiamo alle spalle, il futuro è davanti. No, no, i latini dicevano il passato ante, e ante vuol dire davanti. Il futuro era post, era dietro, non lo vedevano. Quindi noi avevamo in quell'epoca l'idea che il passato fosse qualcosa di fortissimo per andare avanti, tanto da tenerselo davanti. Ecco, siccome noi vogliamo prendere un po' a consiglio i latini in questo caso, credo che con tutto quello che è successo nelle giunte precedenti non ce la possiamo fare a dare fiducia semplicemente su un libretto scritto anche bene, con tutte le sue contraddizioni. Quindi diciamo che, come i latini ci hanno insegnato, avendo ben davanti il passato di Rossi,
così contraddittorio non merita alcuna fiducia. Grazie dell'attenzione. Grazie consigliere Sarti. Ha chiesto di parlare Donzelli. Si prepari Quartini. La ringrazio Presidente. Ringrazio ovviamente anche tutti i colleghi che sono intervenuti. Mi permetto, prima di entrare nel merito, una considerazione che un po' forse i giornali, un po' forse anche una strana vulgata di quando non si conosce i consiglieri si pensa sempre qualcosa è sbagliato, però c'era un po' la convinzione che col grande rinnovamento all'interno dell'opposizione di quest'Aula sarebbe un po', diciamo così, indebolita l'opposizione, sarebbe venuta un'opposizione impreparata. Devo essere sincero, i colleghi che mi hanno preceduto delle opposizioni, tutte le opposizioni, tutti i gruppi, anche lontanissimi da me, hanno dato già un incipit diverso. Io credo che ci sarà un'opposizione molto preparata, molto ferrata, molto istituzionale e molto consona del proprio ruolo. E questo è un bene per la democrazia. È un bene per la democrazia, per il confronto e anche per il buon governo di questa regione. E io non voterò, questa sorta di fiducia, comunque non voterò a favore della risoluzione presentata dal gruppo del Partito Democratico che condivide il programma di governo del Presidente Enrico Rossi, perché non lo condivido. Non condivido il programma, non condivido gli atti fatti in precedenza da Rossi nella legislatura e nelle legislature precedenti, e non condivido l'approccio con la politica che ha Rossi. Se ci fosse stato gli avrei detto in faccia, come è mia abitudine fare, ma io credo che Rossi un po' si è un po' incastrato in un ruolo che ha deciso di darsi, che è fuori dal tempo. Cioè lui ha deciso di definirsi il comunista democratico di stampo berlingueriano, gli piace tanto questo tema, senza rendersi conto probabilmente né cosa vuol dire comunista, né berlingueriano, né democratico ovviamente, ma perché lui voleva sognare fra i libri di Marx e i libri di Gramsci, e invece si è un po' arenato su Giovannino Guareschi, perché credo che voglia interpretare un po' la caricatura di Peppone, perché io altrimenti non comprenderei questo suo voler ostentare la difesa dei deboli quando si rivolge a persone che non sono deboli, perché quando lui per sentirsi questo comunista democratico va fuori dalle grandi fabbriche sindacalizzate a sentire il suono della sirena, convinto di parlare con i deboli, quando poi cosa ha fatto la regione per questi operai, a cui che piace questo termine, non si rende conto che nella vicenda Mabro è stato un disastro, Confidi Toscana, quando abbiamo dato fiducia alle persone svegliate, pensa a Barontini, o ai grandi gruppi industriali che piacciono tanto a Rossi, su cui gli piace prendere il megafono fuori dai cancelli delle fabbriche, ma io penso che comunque, anche se per ora abbiamo salvato anche l'occupazione, la svendita all'estero di colossi importanti come Ansaldo Breda non sia un successo, non sia un successo perché tra 2 anni non c'è nessuna garanzia per quei corpi occupazionali, e non è un successo perché abbiamo svenduto un punto nevralgico per la nazione e per la nostra terra al Giappone. Come io non sono stato contento lì per la garanzia occupazionale, ma non posso essere felice a pensare che tutta la vicenda del cuore dell'acciaieria sia invece in mano ovviamente agli algerini o altre nazioni estere. E poi c'è gli altri deboli che piacciono tanto al presidente Rossi, che sono i Rom, gli immigrati. E io vorrei dire che noi credo che sia folle quando nel documento di programmazione a pagina 40 del 2015, quindi purtroppo anche se la legislatura, o per fortuna se la legislatura è un'altra, comunque purtroppo è ancora valido, si dice testualmente che bisogna spendere dei finanziamenti per l'emergenza lavorativa dei cittadini di etnia Rom e Sinti. Allora io credo che fare una discriminazione lavorativa in base all'etnia sia un'opera di razzismo, sia un razzismo etnico, un razzismo biologico gravissimo. L'emergenza lavorativa deve essere affrontata non per i Rom e i Sinti, perché di etnia Rom e Sinti, con più attenzione e con dei fondi straordinari rispetto all'emergenza lavorativa del toscano che paga le tasse e non ha un lavoro. Come allo stesso tempo credo uguale per la casa. In base al bando regionale, il Comune di Prato ha fatto una delibera in cui scrive testualmente che spende 680.000 euro a favore di famiglie a forte rischio di emarginazione sociale, in particolare RSC, Rom, Sinti e Camminanti. Quindi l'emergenza abitativa che c'è in Toscana, con i toscani che dormono in macchina, la regione toscana spende soldi per l'emergenza abitativa prioritariamente per i Rom. Allora qui è una questione ovviamente di scelte, come la stessa scelta per cui a Pistoia abbiamo deciso come regione toscana di spendere 500.000 euro
per un campo Rom dicendo no, ma li chiederemo all'Europa, l'Europa ha detto manco per niente, non ve li diamo perché è folle spendere 500.000 euro per 50 Rom, la Regione Toscana li ha messi di tasca sua. Ma non ci sono toscani a cui era più necessario e più urgente o anche altri Rom dare 10.000 euro a testa? Con quale criterio vengono scelti? Per l'etnia? Anche in quel caso? Questa è discriminazione, come non posso comprendere ovviamente e non posso trovarmi d'accordo con le scelte politiche, perché sono tutte scelte politiche, quelle per cui in questa regione si prende gli immobili delle ASL, che non dovrebbe avere immobili vuoti, le ASL non dovrebbero avere immobili che non si sa dove destinare, invece prendiamo e le diamo ovviamente agli immigrati, quando sappiamo benissimo che c'è un'emergenza abitativa dei toscani, e le ASL non dovrebbero avere immobili a disposizione vuoti, perché non ha senso per un'ASL avere un immobile vuoto, o lo usa o lo vende, non lo tiene vuoto per destinarlo agli immigrati, perché non è funzione utile per legge. Allora, anche perché ricordo che mentre spendiamo circa 1.000 euro, anzi qualcosa in più come Stato italiano per questi cosiddetti richiedenti asilo, per questi immigrati, ricordo che lo Stato italiano spende 1.000 euro al mese per questi per i richiedenti asilo e 501,38 euro per le pensioni minime, la metà, e spende ancora meno, un terzo, addirittura un quarto per gli invalidi, per le pensioni di invalidità. Allora, se queste sono le priorità, noi non possiamo essere d'accordo, perché questi non sono i nuovi deboli, perché questi non sono i nuovi poveri, i nuovi deboli e i nuovi poveri sono altri, perché quando si parla delle grandi aziende sindacalizzate, per me i nuovi deboli invece sono i giovani, che vorrebbero avere la possibilità di rischiare la cassa integrazione, perché non avranno mai un lavoro a tempo indeterminato con la possibilità della cassa integrazione. Quelli sono i nuovi deboli sono i piccoli imprenditori che pur di pagare l'unico dipendente che hanno, magari vanno a fine mese a mangiare alla mensa della Caritas, perché questo accade. Sono le partite IVA che se si ammalano, una partita IVA che si ammala è abbandonata a se stessa, e anzi, siccome dichiara un po' meno, gli arriva lo studio di settore. Allora, rispetto a questi deboli, ci sono anche padri separati, che oggi non sanno spesso dove andare a dormire, perché pur di passare il giusto mantenimento e non sfigurare davanti al figlio, magari dormono in roulotte e non sanno dove riceverlo. Deboli sono anche le aziende che devono competere con la concorrenza sleale delle cooperative, perché le cooperative hanno uno scopo se realmente non hanno dei vantaggi, cioè se tutto ciò che viene, l'introito, viene speso o per i lavoratori o per lo scopo sociale della cooperativa. Ma allora non capisco perché le cooperative hanno soldi che gli avanzano per finanziare le campagne elettorali dei partiti politici, compreso quelle del presidente Rossi, che è stato in passato finanziato dalle cooperative sociali che hanno vinto i bandi dalla Regione Toscana. E allora io chiedo, come fa un'azienda a competere con una cooperativa che dovrebbe non fare utili e invece gli avanzano i soldi per finanziare le campagne elettorali di Rossi? Com'è possibile? È sbagliato come concetto. E poi è sbagliato perché forse non lo sapete, queste cooperative che aiutiamo, a cui diamo le agevolazioni, che finanziano la campagna, in alcuni casi del governatore Rossi, in altri casi altre cooperative si trovano a dover a chiedere i soldi ai ragazzi che vogliono lavorare per poter lavorare, gli dicono guarda se paghi, paghi l'ingresso nella cooperativa poi puoi lavorare, e queste poi dopo creano una concorrenza sleale perché hanno i canali privilegiati con le piccole aziende. E allora a queste aziende qual è la risposta? Quella di Fidi Toscana che spreca i soldi per la Mabro che poi non si sa che fine fanno, o sempre di Fidi Toscana che al posto di agevolare le piccole e medie imprese paga i debiti dell'azienda di famiglia di Matteo Renzi? In quest'aula l'assessore ha confermato che questa cosa era scorretta e contro il rispetto delle regole, e questo è il ruolo di Fidi Toscana? È questa l'idea che ha questa regione per risolvere la crisi? Usare così gli strumenti a disposizione? Beh, non può avere la nostra fiducia. Non può avere la nostra fiducia questo governo, perché queste sono le idee che ha da portare avanti. Però si è rimodernizzato, perché come dicevano altri colleghi, a questo punto ha capito che bisogna guardare al futuro, che non si può essere soltanto Peppone, e allora diciamo che diamo i soldi alle band giovanili. Io se fossi un ragazzo che suona la chitarra, gliela darei in testa la chitarra a un assessore o a un presidente che mi dice che siccome non lavoro la soluzione è che mi fa suonare con la band giovanile? Allora, il problema serio è che non si può pensare di vivere ancora in un fumetto di 30 anni fa. Oggi la crisi è cambiata, ha modificato il territorio reale. Manca 55 secondi. Ah, sì, mi avvisi quando è finito il tempo, grazie. Perché io li so rispettare i tempi. Quindi è un modo per distrarre quando uno sta concludendo che non è rispettoso e corretto. Quindi io credo in questo momento che non sia necessaria continuare in questo modo, che non sia necessario l'intervento che ha in mente questa giunta, vedremo negli atti concreti, ma credo che sia profondamente sbagliato e pericoloso per questa terra continuare a sprecare soldi pubblici e sbagliare l'attenzione di quelli che sono nuovi deboli. Noi ci batteremo in quest'aula
per le strade e nei luoghi di lavoro reali per difendere nuovi deboli di questa terra, che sono tanti, sono forti e non sono quelli a cui è attento il Presidente Rossi. Grazie, consigliere Donzelli. Ha chiesto di parlare Quartini. Grazie Presidente, colleghe, colleghi, peccato che non ci siano Rossi e la Saccardi, avrebbe fatto molto piacere la loro presenza. Cerco di leggere perché di solito sono un chiacchierone, allora ho paura di sforare i tempi, allora vedo se più rapidamente riusciamo ad andare avanti. Abbiamo letto con attenzione il programma di governo presentato per la 10ª legislatura. Constatiamo lo sforzo del governatore di renderlo il più possibile positivo, tuttavia accettiamo di buon grado il rischio di ruolo da gufi, molto meno quello di allodole. Infatti vogliamo sottolineare che il programma non convince, è incentrato su una sorta di continua autoreferenzialità politica. La nostra regione è descritta come il paese di Ben Godi, un vero e proprio paradiso. Che si tratti di un paradiso paesaggistico, naturale, culturale, storico e artistico non ci sono dubbi, anche se si sta correndo il rischio cronico di una svendita al miglior offerente, e quando non si corre questo rischio si distrugge questo patrimonio e si squalificano la bontà e le risorse esistenti. A che cosa ci riferiamo? Ci riferiamo a città sconvolte da grandi opere, inutili, costose, dannose e in qualche caso criminali, come la TAV, su cui si sta andando avanti con un'azione della magistratura. Doveva essere già finita, siamo a meno del 10% dell'opera e già ci sono 200 milioni di costi aggiuntivi, corruzione, illeciti sulle terre di scavo, arresti e tangenti. Ci riferiamo all'inutile aeroporto di Firenze, ricordando che è a meno di 100 chilometri, ce ne sono altri due di aeroporti. Ci riferiamo alla politica di incenerimento dei rifiuti, rispetto alla quale sono sempre di più le evidenze di cancerogenità, ricordando che vi sono alternative ecologiche a costi equivalenti, capaci di produrre ben più posti di lavoro attraverso politiche virtuose di rifiuti zero. La piana fiorentina è a gravissimo rischio di peggiorare il disastro ecologico già in atto. Nuovo aeroporto e inceneritore non sommeranno la loro forza devastante, ma la moltiplicheranno. Opporsi a queste opere costose, inutili e criminali, perché dannose, è un dovere imperativo di ciascun cittadino. Ci riferiamo al mondo del lavoro, che ha visto durante la scorsa legislatura la Toscana divenire la palestra del Job Act, di quello stesso mondo del lavoro che ha visto precarizzare attraverso l'esternalizzazione di servizi pubblici i contratti di lavoro di migliaia di addetti alla sanità, nella scuola, nella gestione della cultura o dei trasporti, tanto per citare quei settori strategici per i servizi ai cittadini. Effettivamente il programma pone l'accento sul lavoro, ma forse si riferisce a quelle migliaia di posti invocati ogni volta che si attiva un nuovo appalto o si apre un nuovo cantiere di grandi opere? I cittadini toscani non li hanno mai visti quei posti di lavoro, ma ne hanno sempre pagato il prezzo. Ci riferiamo alle scelte effettuate di dare sempre più credito e spazio alle concentrazioni di centri commerciali, iper, discount, mobili, che hanno sempre più contribuito a deprimere attività commerciali e artigianali e gli stessi centri urbani, favorendo di fatto una politica di maggior consumo a bassa qualità, cibi spazzatura a scapito dei prodotti a filiera corta. Leggiamo dell'avvio di programmi di sviluppo in ogni settore produttivo, che molto spesso ingoiano risorse ingenti soltanto per la loro attivazione, senza un effettivo ritorno in termini occupazionali e finanziari. Giovani sì, programma di sviluppo rurale, progetti finanziati con fondi europei. Questo non può essere il nostro modello, questo non è il modello di sviluppo che i cittadini ci chiedono. A noi preme garantire anche qualitativamente il lavoro, l'occupazione, le piccole e medie imprese, i commercianti e gli artigiani, con attività orizzontali a chilometri zero, le emissioni zero e i rifiuti zero, capaci di valorizzare le comunità, a differenza dei vari atti gobbi che favoriscono il capital intensive. Noi vogliamo coniugare una qualità che significa anche quantità. Presidente Rossi ha citato un autore che a noi piace e convince molto, Papa Francesco, ma allo stesso tempo lo ha deriso quando con sufficienza ha ironizzato sulla decrescita felice. Allora, per rinfrescare la memoria dei presenti, lo cito letteralmente il Papa: non basta conciliare in una via di mezzo la cura per la natura con la rendita finanziaria o la conservazione dell'ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo
di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. È arrivata l'ora di accettare una certa decrescita. Queste sono le parole di Papa Francesco. È talmente elementare che non vi può essere una crescita infinita in un sistema fatto di risorse finite che lo capirebbe anche un bambino. Ma evidentemente facciamo comandare ancora una volta l'avidità, questa sì infinita, delle lobby finanziarie. I criteri internazionali, qui vado direttamente sulla sanità da medico, voglio ricordare che i criteri internazionali su cui si basano le classifiche sulla sanità, in particolare il Bloomberg, che è un equivalente dei tassi di rating, si fa riferimento con questo sistema per stimare la qualità dei servizi sanitari di un paese attraverso la speranza di vita, che rappresenta il 60% del totale del punteggio, il costo in sanità in percentuale sul PIL e in assoluto il costo pro capite per l'assistenza sanitaria, che comprende servizi di prevenzione e cura della salute, la pianificazione familiare, attività di nutrizione e gli aiuti di emergenza. Su questa base di indicatori biologici e economici, l'Italia si collocherebbe al terzo posto dopo Hong Kong e Singapore. Tuttavia, se noi utilizziamo parametri diversi, come i dati OCSE, la Toscana e l'Italia si trovano attorno al 17° posto. Questa è una riflessione che dobbiamo fare. Perché? Perché la qualità in sanità non si può misurare solo in parametri economici, ma soprattutto va misurata in qualità. Dove si misura la qualità? Si misura attraverso la capacità dei servizi di rispondere ad alcune cure importanti. Ve ne cito alcune: liste d'attesa, ticket, le code interminabili, i pronti soccorsi, i posti letto quando sono troppo pochi, i servizi pediatrici.